Siamo qui per presentare questo librino, ma molto, molto consistente per quanto riguarda i contenuti, perché in questa fase si stanno riaccendendo delle fantasie che però, per esempio, il nostro Ansaldo qui di Genova prende per buone e comincia a raccontare sui giornali, in stream cosiddetti, che sarebbe il caso di ritornare al nucleare. Quindi non è un dibattito astratto di cui, diciamo, si potrebbe immaginare che c'è poco da raccontare, la concretezza dell'attuale situazione è tranquilla, siamo solo dei pensatori. No, qui stiamo cercando di fermare la deriva che in questo momento sembra rimettere fuori il cappino la gente che vuole, diciamo, riportarci al nucleare. Sempre andata avanti, non è che io mi ricordo di alcuni qui in testa che testardamente hanno sempre continuato, ma in questo momento. Comunque, informo che hanno informato che Zoratti in Parlamento ha fatto un intervento contro il nucleare adesso. Quindi siamo in sintonia con le attuali situazioni che, a mio avviso, sono pericolose. E la risposta non può essere mera ideologia, ci mancherebbe altro su questo argomento, puoi pensare. Quindi noi abbiamo bisogno di avere delle persone competenti che non lasciano dubbi sulla loro, diciamo, con tanto di curriculum, con tanto di cattedre e preoccupati anch'essi che questa cosa non sa da fare. Quindi noi oggi abbiamo pensato, come Eco Istituto, di cui qui il Presidente farà un po' in dialogo, ci ha abituato, ne ha già fatto qualcuno con lui, quindi ormai sono una coppia rodata, per presentare e spaccare l'atomo in quattro contro la favola del nucleare. La sottolineatura contro la favola del nucleare mi sembra tutto detto, ma al di là della favola c'è la concretezza che il nucleare è una cosa da evitare, da non fare passare assolutamente. Quindi, non so se magari tu vuoi dire qualcosa prima che il nostro relatore, presentatore, qualche... Dopodiché presenteremo, se è qui, a Tartaglia, ormai un globetrotter, l'ho visto lunedì qui, era lunedì, mi pare, mercoledì, cioè, poi andrà a Chiava, cioè vuol dire, fortunatamente, mobile. Niente, io volevo dire, iniziare con una peculiarità. Sentite? Uno, diciamo, il professor Tartaglia è ingegnere nucleare e fisico. No, lo dico perché, visto che parliamo di nucleare, uno dice cosa sarà un nuclearista pentito, qualcosa del genere. Io ho lavorato per più di 30 anni in Ansaldo, siamo una coppia abbastanza strana. Tutto sommato, però io ho sempre lavorato nel convenzionale, non ho mai lavorato nel nucleare. A questo punto, non so, possiamo dire, ti presenti tu? Ma sì, dirlo. Per quanto riguarda me, io diciamo che mi sono laureato in ingegneria nucleare molto tempo fa,
1968, e poi tra l'altro con una tesi di ricerca fatta presso dei reattori di ricerca allora piccoli, e poi, poi ho fatto il fisico, insomma, prima sperimentale, poi teorico. Mi sono occupato dei problemi a latere di quello che era il mio filone principale, che erano quelli relativi agli impatti delle attività umane nell'ambiente. E da questo punto di vista sono entrati in campo diversi argomenti. Comunque uno degli argomenti sullo sfondo è sempre stato questo dell'uso dell'energia nucleare, variamente intesa. E avendo un'idea di come sono fatte le centrali nucleari, a me è sempre sembrato una follia, ecco, il fatto che uno ricorresse a questo tipo di, pensasse di ricorrere in modo sistematico a queste, a questo tipo di energia. Va detto che sullo sfondo ci sono due cose, tra l'altro ne avevo messo anche in diapositiva, adesso ne useremo solo qualcuna di quelle senza stare a fare tutto sistematicamente, perché diciamo, diventa troppo noioso. Diciamo, le due cose che metto sullo sfondo sono: uno, il fatto che adesso abbiamo un'emergenza assoluta, che è quella climatica, su cui apparentemente a questa data tutti dovrebbero essere d'accordo. Fino a non molto tempo fa c'erano i negazionisti, ci sono ancora, però in evidenza molto meno. Ecco, adesso tutti riconoscono, sì, i giornali ne parlano, le televisioni ne parlano, c'è l'emergenza climatica, l'urgenza, adesso c'è la siccità, ci sono i cicloni, c'è questo, c'è quello. Però in realtà, in concreto, in tanti ci credono poco, nel senso che comunque molti, soprattutto chi ha maggiori responsabilità decisionali, e soprattutto chi assume le decisioni concrete riguardo alle politiche energetiche, alla fin fine non prende sul serio questo fatto che sia un'emergenza, che la scienza, anche in questo caso, i climatologi, ci indicano in tempi maledettamente brevi, la decina d'anni prima di arrivare a una condizione critica dopo la quale sarebbe un tracollo, e non sappiamo bene che succede. Allora, considerano questi che hanno maggiore responsabilità e anche maggiori interessi che tutto sommato sì, è vero, però, prima viene altro, prima bisogna salvaguardare che cosa? E questo è l'altro punto. Bisogna salvaguardare la macchina dell'economia così com'è. E il guaio è che il problema qui non è un problema tecnologico, abbiamo delle centrali fatte male, bisogna migliorarle, bisogna magari cambiare un pochino la miscela di combustibili. Il problema è che dietro tutto quanto c'è un'economia che è strutturalmente insostenibile. Questo è il discorso. Allora, naturalmente questo è il punto che si rifiutano, o ci rifiutiamo, di prendere in considerazione. Quello che va detto come sfondo, come premessa, è che se non si ridiscute l'insieme dei meccanismi del dare e dell'avere, del produrre e del consumare, se non si ridiscute quello, non ci sono soluzioni alla crisi che stiamo affrontando. Non ce ne sono, neanche il sole, neanche il nucleare. Se uno accetta di discutere, ridiscutere la struttura dell'economia, in qualche misura, allora la palla passa alla tecnologia, alla scienza. E allora, attenzione, la soluzione nucleare è sbagliata, perché pretende di affrontare un problema a breve termine, lasciando conseguenze a lunghissimo termine, che verrà dopo. Come premessa io direi questo. Tanto c'è una cosa che mi piace sempre mettere all'inizio. Chiederei al professore di parlarci del secondo principio della termodinamica. Purtroppo, diciamo, la natura è matrigna, perché ce lo insegna il secondo principio della termodinamica, direi. E poi, vabbè, dopodiché, se tanto ci spieghi un po' la differenza tra fusione e fissione, che non è chiara. Vabbè, grazie. E tutto questo mentre in Germania stanno chiudendo le ultime tre centrali nucleari.
noi siamo proprio quelli che vogliono fare il contrario di quello che è, almeno anche nell'ottica europea, il contrario. Ovviamente ci sono due fattori che stanno lì sopra al problema. L'uno, gli interessi economici, e qui voi ne sapete forse più di me, anche se sono distruttivi, anche se sono autodistruttivi, l'homo destruens esiste e persiste. Però ha qualche, diciamo, qualcuno, qualcosa, una platea di riferimento, che è la popolazione. Diceva Tartaglia che non si vuole prendere in considerazione. Qui è una questione di psicologia, perdonatemi, ma meccanismi di difesa. E i meccanismi di difesa in questione sono rimozione. Quando a noi non ci piace qualcosa, a noi ci è richiesta qualcosa, a noi non ci piace qualcosa, tendiamo a rimuovere. Poi però ce n'è un altro che è la negazione. Quella lì è dell'ordine, quella di prima è un po' dell'ordine nevrotico, se mi sono detto così, no? Ma la seconda, la negazione, è da psicotici. Per cui, proprio nella grande massa, ci sono anche queste componenti. Per cui noi ci troviamo a lavorare in questa situazione molto, molto difficile per fare il nostro lavoro di controinformazione, di far rendere conto che è vero che sta andando tutto in malora. E però, voi vedete, in questo mondo non riusciamo neanche a alzare un niente. L'Europa si lascia far arrivare la guerra in casa. Quindi ringrazio il professor Tartaglia che si dà la possibilità di dire queste cose, e noi le diremo, sarà, diciamo, poca cosa, ma dobbiamo assolutamente anche noi insistere sull'argomento. Allora, vediamo un po'. Noi stiamo giocando un grande gioco, bisogna capire quali sono le regole di questo gioco. Ora, le regole che non si possono modificare sono state definite a livello di scienza moderna negli ultimi 2-3 secoli. No, le regole sono quelle, sono state scoperte, diciamo, solo ultimamente, negli ultimi 2-3 secoli, e sono due principi. Uno è quello di conservazione in generale, no? Questo da Lavoisier, in natura niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma. Okay? Questo già da solo va in conflitto con la dottrina economica, che si è anche questa sviluppata in forma, diciamo, parascientifica, dico io, a partire dal 700 in avanti. Perché nella dottrina scientifica un principio base è quello della crescita permanente, la quale crescita è, al di là dei giochi verbali, è materiale, cioè pretende di aumentare continuamente la quantità di materia che viene manipolata per essere trasformata in prodotti, per essere utilizzata per servizi e così via, aumentarla sempre. E ovviamente il principio secondo cui niente si crea, niente si distrugge e tutto si trasforma in un ambiente finito vuol dire che non è possibile avere una crescita infinita. Questa è una banalità che ufficialmente viene anche riconosciuta a questo punto con qualche fastidio, ma comunque sia, in realtà non lo è, perché quello che si vuole è crescere materialmente. L'altro punto è quello chiamato prima, cioè il famigerato secondo principio della termodinamica, anche questo è colpa dei fisici. Nell'Ottocento è stato definito da chi ha cominciato a studiare i motori termici, poi è stato generalizzato anche ai sistemi statistici e così via, il quale dice: tu per fare quello che vuoi hai bisogno di energia. L'energia è un'entità fisica che manifesta, esprime la capacità di un dato sistema di produrre delle trasformazioni fisiche sui suoi componenti. Il contenuto energetico è una cosa del genere, va bene.
Allora, uno dice benissimo, io devo avere un sistema che contenga energia perché poi la trasformo nel lavoro attraverso il quale produco i beni che mi interessano, no? Questa è un po' l'idea. Può essere una macchina o un sistema di macchine, eccetera. Ora, questo accidente di secondo principio dice che io parto da un certo quantitativo di energia disponibile, primaria, chiamiamola come vogliamo, qualunque sia la sua forma, chimica o fisica o quel che è, bene, 100%, parto di lì. Poi metto in atto dei procedimenti che fanno sì che quell'energia dia luogo a trasformazioni, lo chiamo lavoro, che corrispondono a quello che voglio ottenere, che mi interessa. Allora, il principio dice che per bravo che io sia, quindi non parliamo delle macchine attuali che sicuramente non sono perfette, ma se lo fossero, per bravo che io sia, non è possibile convertire tutta l'energia da cui ero partito in lavoro utile. C'è poco da fare. Quindi anche in condizioni ideali, io attraverso il mio processo mi ritroverò con uno scarto, un residuo di energia diversa da quella a cui ero partito, degradata, quello che vogliamo, la cosa più banale, calore disperso a basse temperature, a non alta temperatura, diciamo temperatura ordinaria. Diciamo che in termini più specifici viene chiamata entropia, ma vuol dire o del disordine. Questo è un processo necessario. Dunque, se sono in un ambiente finito e faccio tante belle trasformazioni da una forma di energia a lavoro, io sto spargendo necessariamente intorno a me del disordine, chiamiamolo così. Ovviamente, se io penso a casa mia, sì, se uno si dà da fare, guarda, prende in una libreria un libro, poi lo mette in un altro posto, poi si crea disordine. Come si fa a venirne a capo? O si ferma tutto e si rimette in ordine, cosa non così semplice perché non c'è una totale reversibilità dei processi, oppure il disordine, ci vuole una pattumiera in cui buttarlo fuori. La Terra che pattumierà è il mondo esterno, l'esterno del pianeta. Però l'esterno del pianeta vuol dire che io ho bisogno di... il meccanismo funziona attraverso la radiazione in uscita dal pianeta. Io ho dell'energia che entra, radiazione solare, e ho un'energia che esce sotto forma di, appunto, infrarosso, è sempre energia, per stare in equilibrio tanto entra e tanto deve uscire. Se però io faccio un sacco di disordine, devo aumentare la quantità di roba che butto fuori, il che equivale a dire che devo aumentare la temperatura superficiale. È un modo complicato per dire un meccanismo che è parente, attenzione, non è la stessa cosa, di quello che noi chiamiamo l'effetto serra, che è ancora un'altra cosa. Io ho bisogno di buttare via questa energia residua, lo faccio sotto forma di radiazione infrarossa, però se per disgrazia la mia atmosfera la sto pure modificando in maniera tale che è poco trasparente la radiazione infrarossa, il risultato è che io scaldo la superficie del pianeta sotto l'atmosfera in maniera piuttosto consistente rispetto alla situazione imperturbata, mentre contemporaneamente si raffrescano gli strati superficiali, eccetera. Allora, lasciamo perdere i dettagli. Il concetto è: non posso convertire tutta l'energia da cui parto in lavoro utile, ho uno scarto. E questo scarto, se io non ho la via per scaricarlo, me lo ritrovo e ci annego dentro. E poi un po' come per i rifiuti. Se io continuo a produrre dei rifiuti, la storia della circolarità non c'è proprio. Produco rifiuti, a un certo punto annego nei rifiuti, c'è poco da fare, no? È un fatto fisico. Quindi diciamo che le regole del gioco sono quelle e queste non si discutono in Parlamento. Non è che se cambia la maggioranza cambio queste regole. E la borsa non ha nessuna presa su queste regole. Non è che la borsa di Singapore, allora l'entropia vale meno. E noi siamo abituati, tutti sono abituati a far questo, a ragionare in termini di rapporti tra noi, cioè come se noi fossimo il centro dell'universo e il resto è fungibile. Invece è il contrario, no? La scatola, il contenitore ha delle regole su cui noi non possiamo far nulla e noi siamo all'interno e dobbiamo in realtà convivere con quelle regole. Altrimenti i guai sono per noi. È un po' la storia della gente che dice che vuole proteggere l'ambiente, ma chi se ne frega dell'ambiente? Noi non devo proteggere l'ambiente. Il guaio è che io, perturbando il contesto, l'ambiente, faccio danno a me stesso, l'umanità. Questo è il problema. Quindi anche quell'ambiguità lì c'è a livello linguistico e a volte neanche tanto. C'è chi pensa di risolvere il problema tanto pianta qualche albero. Benissimo, un'ottima cosa. Ma qui il problema è strutturale.
i meccanismi fondamentali sono quelli che devono essere modificati, e questo è il dunque. Dopodiché uno arriva con questo alle spalle a parlare di dire, va bene, abbiamo capito, allora però come ci organizziamo con l'energia? Abbiamo capito tutti che non bisogna bruciare delle cose, perché c'è l'effetto serra, cioè si aumenta la CO2 nell'aria, l'aria diventa meno trasparente, eccetera, eccetera. Beh, l'abbiamo capito. Oggi come oggi l'80% abbondante dell'energia utilizzata nel mondo proviene da fonti fossili, quindi attraverso processi di combustione, e questo bisogna cambiarlo. Altra cosa che è meno digerita, sì, siamo d'accordo, bisogna cambiarlo, ma bisogna far cambiare in frettissima. Ancora adesso vedevo nel PNRR i piani, nuovo metanodotto ad alta efficienza adriatico, noi dobbiamo essere l'hub del gas, facciamo i rigassificatori, uno a Piombino, uno a Ravenna, un altro adesso vogliono farlo in Sicilia, ma scusa, non ho capito, se dobbiamo ridurre drasticamente l'uso del gas, no, ma possiamo fare affari prendendo il gas altrui e vendendolo all'Europa. Allora non hai capito niente, perché hai circa 10 anni per ridurre drasticamente il consumo del gas, devi fare qualcos'altro. Ecco. Quindi al di là del fatto di dire sì, abbiamo capito, bisogna ridurre, poi in concreto prima vengono gli affari e poi viene il resto, perché i soldi valgono più dei kilowattora e invece i kilowattora valgono più dei soldi, perché i soldi sono convenzionali, possiamo cambiarli, non è così facile, ma in teoria se mettiamo d'accordo cambiamo le regole quando vogliamo, quelle dei kilowattora no, non le cambiamo. Il prezzo delle merci va su e giù con la domanda e l'offerta, ma se uno avesse l'etichetta del prezzo in kilowattora, quella è quello che è, punto. Dato un certo processo di produzione e un certo viaggio per portare il bene sulla mia tavola o dove che sia, il costo in kilowattora è sempre lo stesso, non c'è inflazione, non c'è la borsa, non c'è domanda, non c'è offerta. I kilowattora sono quelli, punto e basta. Invece gli euro, vale su, giù, ma qui, là, eccetera. Questo è uno dei problemi. Avvicinandoci alle fonti energetiche, anche qui tutti dicono, ah sì, va bene, dobbiamo ridurre, con i limiti che ho detto prima, le fonti fossili e dobbiamo ricorrere alle rinnovabili. Già rinnovabili è un termine sbagliato. Non sono rinnovabili, perché il secondo principio della termodinamica, non posso chiudere il cerchio completamente, quindi non c'è niente che sia rinnovabile alla lettera. Diciamo che ci sono delle fonti che sono quelle alla base di come si è sviluppata la biosfera sul nostro pianeta, le quali hanno creato una condizione di equilibrio dinamico, il che vuol dire che si convive con l'uso di queste fonti. I processi biologici convivono con un flusso di energia che è quello solare, camuffato in vario modo, perché poi l'acqua che circola viene sempre dal sole, anche l'eolico viene dal sole, il movimento terrestre, insomma così. Noi abbiamo quindi questo, non è proprio rinnovabile, sono fonti però che hanno una durata molto lunga rispetto a quelle che sono i tempi umani, no? Se noi consideriamo il Sole, sono miliardi di anni che si aspetta che continui a funzionare più o meno come adesso. Mentre noi ragioniamo, a parte che ragioniamo a 5 minuti di solito, ma diciamo ragioniamo poi in termini di storia umana, più o meno. Allora, quelle sono le rinnovabili e sono anche in equilibrio con il pianeta, perché il pianeta si è sviluppato con quelle. Bene, dobbiamo ricorrere a quelle. L'emblema di tutti è sempre il Sole, ma ci sono anche i derivati in qualche modo del Sole. D'accordo. E allora facciamolo. E uno dice, no, però tra le fonti pulite ce ne sono anche delle altre, perché il sole sì va bene, però ha degli inconvenienti, poi vediamo. E tra queste, guarda un po', viene affermato, tra le fonti pulite c'è il nucleare, la fissione. Pulita viene detto perché? Perché non è una combustione, anche se lo chiamiamo combustibile, anche qui il termine sbagliato, quello nucleare, non è una combustione, non butta fuori CO2, quindi non fa effetto serra. Però attenzione che non è che tutti i processi che non producono CO2 sono puliti. Pensate, che ne so, all'asbesto, insomma, mica fa effetto serra. Fa venire il mesotelioma pleurico se lo respiri, però non produce effetto serra, dunque pulito. Allora, fermi tutti. A parte che la CO2, il ciclo della CO2 va valutato in tutto il ciclo, dall'inizio alla fine, quindi non è solo il processo in sé per sé che è rilevante, anche la costruzione, anche lo smantellamento, eccetera, eccetera.
però ci sono tutte le altre cose, che altre conseguenze produce l'uso di una fonte rispetto a un'altra, rispetto a un'altra. Nel caso del nucleare ci sono tante cose da dire, non è il caso di entrare in eccessivi dettagli, però il punto centrale è che se io uso la fissione nucleare produco quella roba che si chiama le scorie, per essere più precisi diciamo i prodotti di fissione, le scorie sono più dei prodotti di fissione, i quali hanno il difetto di essere radioattivi. Al di là di altre considerazioni, il limite della roba radioattiva qual è? Che non fa bene alla salute, e vabbè, grazie tante, lo sappiamo. Ma anche qui, attenzione, è un problema di livelli, di quantità e così via, perché qui intorno anche abbiamo radioattività naturale, questo è garantito, e c'è un livello con cui conviviamo in qualche misura, no? Bisogna non aumentare le dosi, che, se no il danno che è statistico, quando le dosi sono basse, diventa rilevante, diventa diretto e così via. E l'altro inconveniente però della radioattività, a parte che faccia male, c'è tanta roba che fa male, bisogna guardarsene, è che si riduce, si risolve da sé nel tempo, decade, no? Emissioni di radioattività, questo decade. Però c'è un piccolo dettaglio, che il tempo entro il quale avviene il rilascio di questa energia in forma di radioattività non è controllabile da noi, è un processo nucleare, dipende dalla natura del materiale, dell'isotopo che uno sta considerando. I tempi caratteristici sono quel che sono. Noi li misuriamo, prendiamo atto, quello è. E il guaio è che fra i prodotti della fissione ci sono degli isotopi che vengono generati quando si fa la fissione, che hanno tempi di decadimento che si misurano a secoli, migliaia di anni. Che vuol dire? Che parto da un'intensità molto alta, che si ridurrà da sé, sì, ma prima di ridursi a un livello che, vabbè, più o meno, a confronto con quello che ho intorno, ci vogliono tempi che si misurano in migliaia e migliaia di anni. E allora veramente il delirio di onnipotenza è notevole, perché io voglio avere un vantaggio adesso e lascio un'eredità a chi viene dopo. Poi ci sono tante mitologie, sì, no, le scorie le trattiamo, le riduciamo, un sacco di scemenze, sapendo dire brutalmente, anche pensando agli eventuali colleghi che qualche volta le dicono, anche se chi ha competenza è più prudente nel parlare. Perché quello è, ripeto, quello è un fenomeno che è. Allora, io dovrei, che soluzioni ci sono se voglio usare quella strada? Devo prendere questa roba, metterla da parte. Dove la metto? Da qualche parte in cui possa dire che per un tempo confrontabile con quello in cui continua a essere pericoloso, non verrà in contatto con la biosfera, con chi verrà dopo di noi, con gli esseri viventi e, attenzione, cosa più difficile di tutti, non verrà in contatto con l'acqua. Perché? Perché l'acqua ha il brutto vizio di sciogliere, di portare in giro, di diffondere. Quindi devo essere sicuro che questa roba la metto da qualche parte, rimarrà confinata lì, di suo. E attenzione, nessuno di quelli che vengono dopo di me andrà a metterci il naso. Allora, la pretesa, come delirio di onnipotenza, che una scelta fatta oggi riesca a condizionare, a creare condizioni di controllabilità a distanza di migliaia di anni, dico, 5.000 anni fa sono andate le prime città, storiche, più o meno, no? Noi adesso scopriamo cosa pensavano, facevano con un lavoro molto complicato, interpretare testi, abbiamo qualche informazione vaga. Chissà perché tra 5.000 anni quelli che verranno dopo invece non avranno problemi. Noi avremo fatto i nostri depositi, sappiamo dove sono, gliel'abbiamo detto, bisogna vedere come facciamo a trasmettere questa informazione per 5.000, 10.000, 20.000, 100.000. Sì, ma c'è in giro un film che si trova anche, credo, su Rai Play, che riguarda il deposito di Onkalo, che è quello ufficialmente al mondo oggi è uno dei due che sono considerati definitivi. Entra in funzione quest'anno. No, è finlandese. Olkiluoto è la sede delle centrali e Onkalo è dove c'è il deposito, no? E poi ce n'è un altro non ancora attivo in Francia, a Bure, che dovrebbe essere attivato anche lui. Ma non l'hanno ancora fatto partire, Bure.
Invece quello tedesco è stato un fallimento classico, negli strati di sale è entrata l'acqua, disastro, insomma, tirare fuori quello che avevano messo, costi elevatissimi, poi non sanno dove metteranno il resto. Onkalo, dicevo, c'è questo filmato interessante perché è serio, non è fatto bene, e problemi che devono essere affrontati, diciamo, noi mettiamo in quel caso nel granito ci mettiamo le scorie. Poi bisogna sigillarle queste caverne, farne tante, non puoi capire, basta uno, le sigillo. E devo far capire a chi verrà dopo che lì non devi entrare, non devi aprirlo. Come lo scrivo? Cioè, lo faccio in caratteri nostri attuali nella lingua di oggi? Lo faccio in ideogrammi che interpreteranno dopo? Perché tra 50.000 anni, come cavolo vogliamo che questi possano leggere o capire quello che abbiamo fatto adesso? Sono così in maniera semplice, però sono cose che problemi che stanno si sono posti nel fare il deposito di Onkalo. Bühr, infatti, invece l'idea è quella di usare le argille. Perché le argille? Perché le argille là era granito, quindi durissimo, sono milioni di anni che lì non bisognerebbe essere in zone sismiche, ovviamente, se non si creano delle fratture, eccetera. Per quanto riguarda le argille, il discorso è loro sono, come dire, morbide, ma sono impermeabili. Uno dei problemi è l'acqua che non deve arrivare. Allora, però il fatto che per arrivarci io devo fare chiaramente dei condotti, devo fare delle caverne, no? E allora provo, come era successo, come è successo in Germania, l'acqua mi segue. E quindi è un bel dire che poi io so il sigillo e tutto e non succede nulla. Comunque non l'hanno ancora fatto partire. Allora, senza entrare in chissà quanto, quali altri ragionamenti, poi parlano di reattori di quarta generazione, sicurezza intrinseca, dicono ribruciamo le scorie, ma di scemenza assoluta. Però comunque a finire lì, se io faccio la fissione, un po' di fissione, come dire, io rompo in due un bicchiere, lo spacco un bicchiere o i cocci. O non lo spacco, allora rimane intero, o lo spacco e ci sono i cocci. Quindi la fissione, rottura di un nucleo e poi ci sono i residui della rottura del nucleo, i due pezzi in cui si rompe il nucleo. Quindi c'è niente da fare. Il processo di fissione produce i residui che sono i prodotti della fissione. E i prodotti della fissione hanno quella caratteristica. Poi uno ci mette anche tutto il resto, se volete, la sicurezza, questo, quello, il militare, perché è tutto implicato col militare, la dipendenza da altri, i pericoli a breve, tutto. Ma sullo sfondo c'è questa storia qui che è folle. Per tenere in piedi un sistema che non sta in piedi, quello della crescita perpetua in un ambiente finito, per tenere in piedi un sistema che non va in piedi, noi creiamo problemi per quelli che verranno dopo, ma per un tempo lunghissimo. Come si fa? Però l'industria sicuramente su questo, figuriamoci un po'. A livello di politica, la politica è una cosa che c'è tutto il contrario di tutto dentro, nel senso che per definizione non si può permettere il lusso di essere troppo competente, cioè non hai tempo, devi sempre essere sul pezzo minuto per minuto e pensare alle prossime elezioni, qualunque momento sia, c'è sempre una prossima elezione dopodomani. Quindi il tuo problema non è spiegare alla gente, ma sfruttare il consenso in base agli umori che la gente ha in quel momento lì. Allora, se tu agisci sulla parte umorale dell'elettorato e quello ti dà certe indicazioni, io mi adeguo, anche se ma razionalmente sarebbe una sciocchezza, no? E siamo in questa situazione. Adesso si sta diffondendo questa mitologia, ogni tanto esce qualcuno, ne spara qualcuna sulla questione del nucleare, non se ne può fare a meno per questo, per quello, per quell'altro, ma sullo sfondo c'è, non bisogna toccare niente, è una posizione alla Gattopardo. Sì, dobbiamo cambiare un sacco di cose, green, non green, pulito, bla bla bla, dobbiamo cambiare tutto, a patto che non cambi niente, no? I meccanismi non bisogna toccarli. Però sopra, diciamo, di green, eccetera, e continuiamo a fare affari. Gli affari ci portano, diciamo, una cascata, e tra poco castiamo di sotto, e questo è scientifico, non è un fatto, un modo di dire, e vabbè, questo è. Direi che è importante chiarire che comunque, indipendentemente dal fatto che poi, come si spiegherà
l'inquinamento e certi pericoli ci sono, diciamo, le scorie, anche se a un altro livello ci sono comunque, ma quello che è importante dire è che la quarta generazione non esiste, perché è una cosa che attualmente va, cioè attualmente veramente, un paio di mandati fa avevo partecipato a una conferenza in cui parlava uno dei possibili sindaci e stava dicendo che in Ansaldo stavano facendo la quarta generazione nucleare. Parlo di 10-12 anni fa, quindi insomma, comunque questo mito c'è tuttora. Ma quelli sono proprio problemi linguistici e giornalistici, se vogliamo. Che diavolo vuol dire generazione? Voglio dire, a livello di esseri viventi sono i padri, i figli, poi i nipoti, ma a livello di centrali nucleari, di prodotti industriali, cosa vuol dire? La prima generazione sono quelle che sono state fatte negli anni 50, evviva. La seconda generazione, ovviamente, sono modelli che si modificano, cambiano, eccetera, sono quelli che sono stati fatti a partire da una ventina d'anni dopo, no? Quando le prime comunque erano già un po' obsolete. E poi la terza, adesso siamo arrivati alla terza più, adesso si parla della quarta, ma dal punto di vista fisico e tecnico, mi volete dire che reattori sarebbero o sono? Bene, se uno va a vedere, sono 6 o 7 tipi di reattori diversi, quelli che vengono considerati come quelli destinati a essere la quarta generazione, che non ci sono ancora, dovrebbero essere fatti, c'è qualche prototipo, oppure sono delle versioni precedenti che dovrebbero essere ristrutturate, eccetera. No, questo è sempre fissione, questo è sempre fissione. E quindi questi qua sono delle ipotesi progettuali, quelli che vogliono lanciarsi a fare i progetti, dicono noi progetteremo questi qui. Poi sotto quel tipo lì c'è una varietà di reattori eventuali diversa, in cui si va dalle alte altissime temperature che hanno certe caratteristiche, quelle a sali fusi di 2T, come refrigerante, bisogna portare via il calore da dentro il nocciolo, oppure quelli che addirittura hanno quello che impropriamente si chiama combustibile nucleare in un sistema di sali fusi, c'è anche il materiale fissile dentro e quindi anche lì per la gestione può dare certi vantaggi, cose di questo genere. Ce n'è di quelli ad acqua supercritica vuol dire temperatura e pressione che tale per cui viene meno la differenza tra liquido e... Il Super Phoenix sarebbe ad alta, sono i breeders, quelli che sono autofertilizzanti, anche quelli nella partita, e non sono novità, ne hanno fatti alcuni prototipi che poi sono stati abbandonati, quelli autofertilizzanti sono a neutroni veloci anziché a neutroni termici, e il problema è che la controllabilità è estremamente bassa, quindi il rischio che ti scappi di mano è molto più grande che per gli altri, quindi non è che ci siano queste straordinarie novità. E come per un'automobile che sia a combustione interna, sì, faccio un nuovo modello che esce fuori, è più lungo, più stretto, è più lucido, però sempre a combustione interna è. In questo caso ho un reattore fatto a salifu oppure a grafite refrigerato a elio, vatte la pesca, ma sempre a fissione è, quindi i problemi che dicevamo ci sono sempre. Quarta generazione è un modo per captare, dice stai tranquilli, non sono mica quegli altri, sono quelli di quarta generazione. Che vuol dire? Assolutamente. Ho sentito adesso che dovrebbero, in Parlamento ci sono tante cose che giacciono, ma credo che la maggioranza abbia depositato anche una mozione per invitare il governo a ripartire con il nucleare. E in cui il discorso, questa è la sua maggioranza, ma anche il ministro ha già detto, famoso competente naturalmente nel campo, ha già anche detto che non ci sono problemi, perché questi sarebbero di quarta generazione. I referendum sono stati fatti contro quelli di prima e di seconda generazione. Ma veramente erano stati fatti contro la fissione nucleare, non col primo o seconda, quello lì di Trino piuttosto che Caorso. È stato fatto contro le centrali. Questo. Comunque, questo è un po' il livello. Quarta generazione non vuol dire circa niente. Quello che ho detto, n.000 modelli, tutti a fissione sono, non cambia nulla. Tra le sciocchezze che vengono dette in questo giro qua, c'è dire questi qui, vediamo le varie tipologie che sono state nominate. In alcune c'è Ansaldo direttamente coinvolta.
Diciamo, ci sono in generale quelli che dicono c'è il rischio di incidente, ah certo abbiamo visto Fukushima, il resto è Chernobyl, va bene, però quelli che faremo sarebbero a sicurezza intrinseca. Ah, sicurezza intrinseca cosa vuol dire? Ah, non succedono più no, non vuol dire che non succedono più gli incidenti, perché gli incidenti succedono, appunto, non è che da dire, nel senso che qualunque macchina, questa è una regola generale dell'ingegneria, si guasta. O non la usi o si guasta. Il problema è quanto frequente è il guasto. Ma il problema dietro al quanto frequente il guasto è che tu dovresti progettare le cose in modo che quando si verifica il guasto, non se, quando si verifica il guasto, le conseguenze siano le più piccole possibili. Questo devi fare. Allora, centrali, sicurezza intrinseca. Non si hanno incidenti, sì, si hanno incidenti, però quando succede l'incidente, il guasto, l'errore umano e così via, sono progettati in modo tale che non esca fuori quello che è successo dentro. No? Chernobyl o Fukushima, si ha rilascio di, soprattutto Chernobyl, rilascio di prodotti di fissione nell'ambiente, poi vanno incidenti, se dove. Allora, noi progettiamo un reattore di potenza minore, con un involucro maledettamente robusto, misurato, determinato, progettato in modo tale che se dentro si perde il controllo, aumento di potenza, alte temperature, non si rompe, non esce fuori niente. Dentro succede di tutto, si fonde tutto. Questo si può fare, certo. Dopodiché io mi ritrovo con un affare sulla superficie della Terra, che era la centrale, che dentro ha un... di tutto, quindi non è che è solo aggiusto, no. E cosa faccio? Le scorie già, il problema non so dove metterle, comunque sono i loro contenitori, le dovrei spostare da qualche parte, ma questo coso dovrei smantellarlo per poi portarlo nei depositi di scorie e ti voglio vedere se è successo una roba del genere, come fai? Dentro è radioattivo, caldo, c'è di tutto, quindi sicurezza intrinseca. L'altra cosa è anche quella di dire sì, anche per la sicurezza intrinseca bisogna fare meno potenza, cose più piccole. Quindi facciamo tanti piccoli reattori. No? Ansaldo credo che sia, ma c'è anche Nucleo a Torino, che poi adesso sede in Olanda, che progetterebbe piccoli reattori. Piccoli reattori, visione giornalistica, uno pensa al reattore condominiale, qualcosa del genere. Ecco, non è precisamente così. Oggi le centrali, le ultime fatte, sono da un gigawatt e 6. Prima è un gigawatt, sopra il gigawatt, cioè grandi, perché la logica dell'economia di scala, più la faccio grande, e più riduco i costi. Sì, un po' meno di un gigawatt, una quella cosa, la dimensione della finanza. Sì. Quindi la taglia era di quella lì. Invece adesso dice, no, ma facciamo i piccoli reattori. I piccoli reattori avrebbero una taglia su 300-400 megawatt. Quindi non è che siano degli aggettivi. I reattori in cui ho lavorato io facendo appunto gli esperimenti come fisico era una roba molto meno potente di quella, ma non erano fatti per produrre energia, erano fatti per avere fasci di neutroni per fare esperimenti, diciamo. Quindi piccolo mica tanto, 300-400 megawatt. Comunque immaginiamo che uno debba usare il nucleare per far fronte al fabbisogno strutturale, la massima parte, non proprio tutto, del paese. Allora devo fare tanti di queste centrali, un discreto numero. Dopodiché io devo gestire una rete di reattori di quel tipo lì in giro per il paese. Ciascuno deve avere la garanzia del controllo di sicurezza, ciascuno produce le scorie. Cosa faccio? Le lascio presso ciascuno dei reattori, quindi sono sparpagliate per tutta Italia, le concentro in un posto, quale posto, in attesa di che cosa, del deposito definitivo che non so dove sia, problemi. Ma due, per far funzionare queste macchine, non dimentichiamolo, ci vuole una materia prima, uranio. Uranio, non è che lo tiro fuori dalla miniera e lo metto lì e sono a posto, no, devo avere l'arricchimento. In certi posti non tutti possono farsi impianti di arricchimento perché hanno valenza militare, quindi bisogna vedere chi è che lo fa, se è un amico o nemico, che cosa.
Allora, io devo far viaggiare roba radioattiva dalle miniere fino al luogo del dell'arricchimento, poi devo far viaggiare l'uranio dal luogo in cui si fa l'arricchimento in uranio 235 alle centrali, tante. Sono dei trasporti di sostanze, in questo caso radioattive, non tanto, perché la radioattività dell'uranio è relativamente bassa, va bene, però hanno interesse strategico, non è che mi catturano un trasporto di materiale fissile i terroristi e se lo portano via, ecco, devo un attimino controllare questo, li porto nelle centrali. Nella centrale uso questa roba, produce energia elettrica, a un certo punto l'elemento di materiale fissile si sporca, diciamolo così, man mano che avviene la fissione, e la fissione non va più avanti da sé. A quel punto è diventata una scoria, lo devo togliere, cosa ne faccio? Uno lo tengo lì, che è molto radioattivo, molto caldo, per un po' quanto, quanto dura la vita della centrale, che è controllata, qualche decennio, e poi devo avere il deposito definitivo e devo spostarlo. Oppure l'altra cosa, quando io smetto di usare del materiale fissile, perché in realtà dentro le barre c'è ancora una quantità di materiale fissile, in certi casi fino al 90%, perché la fissione in qualche modo sporca, lasciatemi usare questo termine, mezzo, il materiale assorbe neutroni e quindi non si propaga più. Ma quando questo avviene c'è ancora un sacco di materiale fissile. Allora uno può dire, beh, ma è un peccato, scusa, allora adesso devo buttare via tutto, se può buttare via vuol dire metterlo in deposito, eccetera. Io potrei tirarlo fuori questo materiale fissile, così faccio del nuovo materiale fissile, di nuove barre. Sì, ci vogliono degli impianti difficili, che sono quelli di rete. No, qui sono di riprocessamento. Ce n'era uno sperimentale a Saluggia, ci sono ancora le scorie liquide, il residuo, se no bisogna andare in Francia o in Inghilterra, anche perché anche il ritrattamento, il riprocessamento, non è che lo fa chiunque, a parte saperlo fare. Perché? Perché io cavo fuori materiale fissile e potrei immaginare di farci tante delle bombe. E allora non è che internazionalmente permetto a tutti di farlo, lo fanno quelli che hanno anche le bombe, i francesi o in qualche misura gli inglesi, è quello che è. E va bene, ma allora io devo prendere il materiale dalla centrale, voglio fare il riprocessamento, devo mandarlo, dove lo fanno? Questo trasporto qui non è mica uno scherzo, perché le scorie sono ad altissima radioattività quando sono recenti e producono un sacco di calore. Quindi il trasporto è una roba un pochino delicata. E non solo, altro che attentati, gente fuori di testa, guerre, devo fare trasporti che siano, uno, segreti, sono dei treni interi, due, fatti con, non è che prendo un vagone merci e ci metto su sta roba, devo fare un carro apposta e così via, tre, sotto controllo militare. E se succede qualcosa, butto fuori roba altissima radioattività. Arrivo dove si fa il riprocessamento, non è finita la storia, perché lì lo faranno quel che fa, tirano fuori il materiale fissile che servirà per fare altri elementi combustibili se non le bombe. Però ne restano ancora i prodotti della fissione. Le scorie, l'ho accennato prima, sono un insieme dei prodotti della fissione e del resto che è rimasto, che non si può più fare. Questo processo separa le due cose e restano proprio i prodotti di fissione. E non è che quello che ti è fatto il riprocessamento dice adesso ci penso io, te li rimanda a casa. A Trino è stato mandato il materiale quando è chiusa in Francia per fare questo processo, ma il contratto dice poi quando abbiamo finito te li rimandiamo a casa, e te la vedi tu. Quindi siamo di nuovo da capo, no? Tra l'altro, tra quello che si estrae come prodotti non di fissione, indirettamente, se vogliamo, ma non è la fissione, diciamo, che si genera dentro le barre man mano che vanno avanti i processi nucleari, c'è anche il plutonio 239, che è particolarmente adatto a fare bombe e che uno estrae quando va nei siti dove si fa il processamento. Quindi anche qui, ripeto, dalle varie sciocchezze che abbiamo detto, una sciocchezza che sono tante, mi dicono sì, c'è il problema delle scorie, è vero. Ma noi, con i nuovi reattori, usando un termine improprio, bruceremo le scorie, non significa niente, ma diciamo ritrattiamo le scorie così in maniera da renderle innocue. La gente magari ci crede.
Allora, questa è una stupidaggine titanica, perché quello che uno può fare con le scorie intese prevalentemente in prodotti di fissione, è di dire sì, ci sono tanti isotopi, alcuni con vita media lunghissima, che sono quelli che c'è un problema. Se io faccio dei processi nucleari, cioè irradio questa roba con dei neutroni, potrei farlo in un acceleratore di particelle, ma lì lo faccio in piccolissima quantità, irradio con dei neutroni, riesco a innescare processi nucleari che convertono degli isotopi che ci sono in altri, e io posso farlo in modo da accorciare la durata di vita, accorciarla. Questo in qualche misura si può fare, no? Se assorbo neutroni, cambia la natura isotopo che è radioattivo, questo ha un decadimento accelerato, quindi subito aumenta la radioattività, e mi rimane una roba che invece ha un tempo di decadimento che non è più lungo come prima. Sì, tutta sta roba qui, se tutto va bene, mi porta dalle migliaia di anni ai secoli. E io non mi sento tranquillo per niente se dicendo che tra 3 secoli dovranno essere in grado di garantire che il tale deposito sia sicuro, che non entri l'acqua, eccetera, eccetera. Quindi, veramente, però c'è una sponda anche di opinione pubblica dietro queste cose qua, no? Perché a livello giornalistico si dà credito, perché il mito è sempre quello, non cambiamo niente. Troviamo il miracolo, gli scienziati che fanno i miracoli con la bacchetta magica, e usiamo un modo per non dover più usare il petrolio, ma poter continuare a consumare tutta l'energia che abbiamo adesso, anzi di più e sempre di più. Questo non si può, questo è tutto. Vorrei che facessi magari una panoramica di quella che è la situazione mondiale, per quanto ne so io. Ci sono 470, 500 gruppi unità, no? Tra l'altro in Francia ne abbiamo 56, e molte di queste unità comunque hanno anche la problematica che hanno subito quello che si chiama lo stress test, perché dopo Fukushima diciamo la paura ovviamente di avere in casa delle potenziali bombe ha portato a fare, e sono prevalentemente diciamo unità di seconda generazione, molte, e ce l'abbiamo anche vicino a casa, perché i francesi, tra l'altro, non so come risolveranno il problema, perché il 70%, 75% della loro energia viene dal nucleare. Quindi non sarà una cosa, tant'è vero che hanno forzato molto per fare passare il nucleare come energia verde. Non so se appunto se riesce a farci una panoramica un pochino più precisa. Sulla fusione mitica, perché se la stanno anche, diciamo, vendendo, che tra poco ci sarà la fusione. Prima della panoramica, possiamo finire la tecnica? Interessante. Non so, spero che non siano troppo indigesti. Ecco, nel senso che secondo me chiariscono molto la situazione, e in qualche modo, diciamo, siccome viene raccontata certamente in modo totalmente diverso, proprio con questo criterio che bisogna crescere inesorabilmente, continuamente, no? Per cui si dimentica delle problematiche vere, che sono poi quelle reali della fisica. E quindi direi che è molto importante entrare anche in argomenti che magari sono un po' più ostici all'inizio. Allora, vediamo appunto le prospettive tecnologiche, questi miti che vengono diffusi. Dice sì, il nucleare a fissione ha tanti problemi, però è solo transitorio. Lo usiamo come passaggio per arrivare a qualcosa che sia davvero sicuro, eccetera, eccetera. A parte che il transitorio, uno fa una centrale spendendoci 13 miliardi o 12 miliardi, è difficile immaginare che poi la spegne perché nel frattempo ha trovato un'altra cosa. Ecco, e vabbè. Comunque il mito diventa quello della fusione. Allora, io comincio sempre con una battuta su queste cose che vi ho riportato anche nel libro. Quando mi sono laureato 1968 in ingegneria nucleare, noi giovani ingegneri si parlava anche della fusione, perché chiaro, la ricerca era...
in quel campo lì, e si diceva entro una trentina d'anni ci saranno i primi reattori, era il 1968. Adesso hanno fatto questi ultimi esperimenti con risultati anche interessanti, sia negli Stati Uniti che in Inghilterra, negli ultimi 2 anni, e ti dicono, a parte qualcuno che ti dice che tra 2 o 3 anni ci saranno in direzione a fusione, quindi anche in Italia, ecco, non so che diavolo, ecco, vabbè. Però quegli altri ti dicono ci vuole ancora una trentina di anni per avere gli impianti. Va bene, di 30 anni in 30 anni la ricerca va davanti, vedremo. Però la fusione è di nuovo un mito, perché il mito qual è sempre? Praticamente infinita energia, uno, e che sia pulita, cioè non abbia effetti collaterali. Ora, che la fusione non produca CO2, non è una combustione, è un po' come anche la fissione su questo piano, va bene, non produce effetto serra, salvo che per realizzare la centrale, l'impianto, cose del genere, d'accordo. E questa è la cosa importante, la fusione non produce i prodotti di fissione, metto insieme due pezzi, non ho dei residui, quindi non ho da mettere da parte roba radioattiva, benissimo anche questo. Detto ciò, il principio è simmetrico di quello della fissione. No? Io prendo due nuclei molto leggeri, due isotopi dell'idrogeno, li metto in condizioni che arrivino praticamente a toccarsi, lasciatemela dire così, entrano in azione delle forze, che sono quelle nucleari, molto intense, che saldano insieme a costituire un nucleo di un elemento un pochino più pesante che è l'elio. In questo passaggio c'è un eccesso di energia che viene rilasciato e che è quello che io vorrei utilizzare. Okay? Il principio è sostanzialmente questo. Allora, quali sono i problemi però con cui si è confrontati e dove si fa la ricerca ci si confronta? Che questi nuclei leggeri, isotopi dell'idrogeno, l'idrogeno in realtà non è proprio quello elementare, H, un protone, nucleo, ma sono un isotopo più pesante che il deuterio, protone, un neutrone, due particelle del nucleo, che c'è in natura, è meno abbondante dell'idrogeno elementare, nel senso che lo trovo combinato nell'acqua pesante, è presente nell'acqua anche degli oceani, in rapporto di 1 a 6.000 e non so quanto, 400, 700 più o meno, che comunque vuol dire ce n'è tanto, devo prenderlo di lì, devo tirarlo fuori di lì. Poi ci vuole un altro isotopo sempre dell'idrogeno, che è il trizio, si chiama così perché è fatto da 3 particelle, sempre un protone, che dice che è idrogeno, dal punto di vista chimico, e più 2 neutroni. E questi due insieme poi danno luogo alla fusione. Per ottenere la fusione, poi vediamo su quanto potrebbe durare. Però c'è il fatto che i nuclei degli atomi sono carichi positivamente. L'atomo è neutro perché ci sono gli elettroni che sono negativi che girano intorno. Ma se io considero i nuclei, voglio avvicinare quelli sono carichi tutti dello stesso segno, positivi, si respingono. Più li avvicino e più si respingono. E io devo riuscire a portarli vicinissimi perché le forze nucleari sono più forti di quelle elettromagnetiche, ma agiscono a un raggio maledettamente corto. Quindi devo portarli, come dicevo prima, praticamente a contatto, se voglio che scattino queste, che vincono la repulsione, eccetera, eccetera. E come diavolo faccio a convincere due nuclei, uno di deuterio, ad avvicinarsi fino a quel punto lì? Devo spararli uno contro l'altro con un'energia molto grande, in modo tale, nonostante la repulsione, arrivano fino al momento critico. E spararli come? Faccio una miscela e la scaldo in un gas, in questo caso sono tutti carichi, quindi è un plasma, non un gas, non solo particelle cariche, le particelle si muovono, la temperatura misura che velocità e che energia cinetica hanno, quello sia si muovono. Se io voglio che si muovano a grande velocità, abbastanza, quando si diventano, arrivano molto vicine, gli ci vuole una temperatura molto alta. Va bene, quindi devo fare questa miscela e portarla a temperature molto alte. Quanto alte? Vabbè, basta qualche decina di milioni di gradi, no? Diciamo che il livello teorico con questa reazione è 60 milioni di gradi, il livello tipico è 200 milioni di gradi. 200. Caspita, ecco, quando metto il caffè sul fuoco, dico siamo un po' lontani, no? Siamo intorno, no? Quando faccio fondere l'acciaio, diciamo, siamo sotto i 1000 gradi, tra l'altro l'alluminio mi ci vuole temperature più alte, ma sono all'intorno. 200 milioni di gradi, come diavolo faccio?
faccio questa miscela e riesco in qualche modo a pomparci dentro energia in maniera tale che la temperatura salga. Ma il problema diventa un altro. Sì, ho trovato il modo di scaldarlo fino a quel livello lì, ma dove lo metto? Quale contenitore è in grado di contenere dentro un fluido a centinaia di milioni di gradi? Evapora tutto subito. No? Se quello è poco denso, si evapora lo stato superficiale, si spegne. Se no, come faccio? Allora devo inventarne una. Ci sono due tecniche, una, quella europea, diciamo così, seguita, è quella a confinamento magnetico. Siccome sono particelle cariche, se metto un campo magnetico, le particelle cariche in un campo magnetico cosa fanno? Girano intorno all'asse del campo. C'è una forza che costringe a cambiare. Allora, se io metto un campo abbastanza intenso, faccio sì che le particelle che stanno andando verso le pareti fanno la curva prima di toccarle. Quindi il confinamento è dovuto a questo campo intensissimo. Faccio una ciambella e questo plasma gira lì dentro, no? A temperature altissime, senza toccare le pareti. Si può fare. E non è facile, però si può fare. È stato fatto e viene fatto. Costa tantissimo dal punto di vista energetico, perché devo creare questo supercampo. Adesso sono i superconduttori, quindi questo consente di avere campi molto, molto più intensi. Va bene. Si può fare, però ripeto, ci devo mettere un mare di energia. Poi, quando arrivo in quelle condizioni, lì cominciano a venire gli eventi di fusione che liberano energia e si manifesta sempre come energia termica, come anche nella fissione. Sì, però lo scopo era quello, siamo d'accordo, ma io vorrei tirarla fuori questa energia, se no voglio usarla per fare energia elettrica prima o poi. Come faccio a tirarla fuori? Allora, nell'ultimo esperimento fatto adesso in Inghilterra da JET, Joint European Torus, no? È stato ottenuto per la prima volta di riuscire ad estrarre un po' dell'energia che si genera lì dentro, però con una caratteristica, un po' vuol dire 14 kWh, quindi non è così, chissà che, però in 5 secondi. Come? Ecco, il problema lì è che comunque l'energia estratta, a parte l'energia estratta, il bilancio energetico del totale è negativo. Cioè comunque sia, l'energia che ci ho messo dentro è molto di più. Quindi non conviene ancora. Io devo riuscire a tirarne fuori di più di quella che ci metto, perché altrimenti... quindi hanno ottenuto quel risultato lì e vanno avanti. Negli Stati Uniti l'altra tecnologia è quella del confinamento inerziale. Confinamento inerziale, invece di usare il campo magnetico per confinare, usa dei potentissimi fasci laser, cioè c'è una pastiglina, grande come un chicco di riso più o meno, che dentro ha idrogeno, deuterio, tritio, insomma la miscela che deve essere portata a fusione. Però la fusione avviene se riesco ad avere temperature dei 200 milioni di gradi o pressioni altissime corrispondenti. Come diavolo faccio? Bene, io faccio convergere dei laser di potenza tutti insieme, con la stessa fase, eccetera, di sopra. Questo fa un'onda d'urto di compressione altissima che riesce a innescare la fusione. Questo si riesce a fare, è molto piccolo questa cosa, certo, ma comunque sia il problema rimane un po' come l'altro. Metti che ci riesco e riesco a tirar fuori quell'energia che vengo a produrre. Bene, questo esperimento fatto a Lawrence Livermore, l'ultimo, più recente, è riuscito a tirar fuori un po' di energia, meno di un kilowattora, credo. La differenza però molto importante rispetto all'esperimento in Inghilterra, non in inglese perché europeo, in Inghilterra, è che in questo caso, se faccio il bilancio energetico, è positivo. Cioè riesco alla fine a riuscire a tirar fuori un pochino più energia di quella che ci ho messo dentro. Però siamo ancora a campo a cavallo, d'altro resto a fare una macchina. Poi c'è un altro dettaglio che va detto, che i giornali non hanno riportato. Va bene, una è la tecnologia dei tori, delle ciambelle, del campo magnetico, l'altra è questa, il confinamento inerziale. Il laboratorio, perché presso qui è stato fatto questo, ho ottenuto questo risultato, è un laboratorio che lavora per ricerche militari. E cosa c'entrano le ricerche militari? Ricordiamoci che la fusione è da mo' che la facciamo noi. Dalla prima bomba termonucleare anni 50. Il principio qual era in quel caso? Io prendo l'entità, il materiale che devo far fondere, no? È un po' come nel caso che abbiamo detto adesso. Intorno ci metto che cosa? Una bomba a fissione.
tipo Hiroshima. Poi faccio scoppiare la bomba a fissione. Questa crea esterno, certo, ma anche verso l'interno un'onda di pressione tale che innesca la fusione nel nucleo che c'è dentro, che non è un granellino di riso in questo caso, più grosso. A questo punto scatta la fusione che libera una valanga di energia e la bomba termonucleare. Ora, sono stati fatti in passato grandi quantità di esperimenti per studiare i tipi di bombe nei poligoni, sia nei deserti americani, sia a Muguroa, per quanto riguarda i francesi, sia in Siberia, qua e là. Però questa roba poi sparge nell'atmosfera, prodotti di fissione e così via. Alla fine si è detto, no, facciamo un trattato internazionale, non va bene, non si fanno più, tutti non li fanno più, va bene. E per un po' hanno detto, sì, va bene, non facciamo più in atmosfera, li facciamo sottoterra. Anche lì però hai delle zone che non sono più accessibili, prodotti di fissione, mini terremoti. Accordo internazionale, non si fanno esperimenti né sottoterra né nell'atmosfera. E uno dice, vabbè, oh, basta così. E no, ma volete che uno rinunci all'idea di perfezionare delle bombe per il futuro? Non si sa mai. E allora una tecnologia come quella, come ve l'ho descritta, somiglia a come funziona una bomba termonucleare. Non c'è un'esplosione nucleare, la fissione intorno che produce, eccetera. Però ci sono questi fasci laser che generano questa onda di pressione interna che poi... Allora, se io studio quello, come fanno da anni, posso avere dei suggerimenti o indicazioni su come fare future bombe a fusione. Quindi l'obiettivo è principalmente militare. Un effetto secondario potrebbe avere... Bon. Questa è la fusione. Dopodiché dice, metti che tra 30 anni uno arriva a trovare il modo di costruire una macchina che riesce a estrarre l'energia e così via. A quel punto, ah, finalmente, ne abbiamo finché vogliamo ed è pulita. Ne abbiamo finché vogliamo, il mito dell'infinito. Dice deuterio ce n'è tanto, detto prima. Quindi è vero, non è infinito, però sempre ce n'è tanto, poi ci pensiamo. Poi generazioni prima ci pensiamo. Ma ci vuole anche il tritio. Il tritio in natura non c'è. Come mai non c'è in natura il tritio? È perché è radioattivo, con un tempo di dimezzamento, quale diventa la metà di quel che era prima, nell'ordine dei 25 anni. Allora, se per qualche motivo si produce, dopo un secolo o due così, praticamente non ce n'è più. Quindi in natura, anche se ci sono meccanismi di radiazione cosmica che magari ne produce un pochino, quelli decade. Quello che uno trova in tracce in natura adesso, dovuto alle bombe fatte esplodere negli esperimenti in passato, comunque non ce n'è in pratica, non è che c'è un composto dove c'è scritto. Quindi se voglio fare la fusione, devo produrmelo. Come faccio a produrmelo? Ci vuole un processo nucleare. Parto da un nucleo leggero di litio, litio molto famoso in questi tempi, ma magari anche di berillio. È meglio il litio, perché viene meglio. Litio in natura ci sono più isotopi, il più abbondante è il litio con 7 pezzi nel nucleo, il litio 7, quello che serve qui è il litio 6, meno abbondante. Dopodiché faccio un processo nucleare, oggi si può fare con degli acceleratori, aggiungo un neutrone, si spacca il tutto in due, si fa un pezzo da 4 e uno da 3. Il pezzo da 4 di nuovo elio, che non è pericoloso, non fa male, il pezzo da 3 che si ottiene è il tritio. Quindi devo fare tutta questa roba qua. Questa roba qua, se lo faccio in laboratorio con l'acceleratore va bene, ma fatta in maniera sistematica, non è solo come faccio il reattore, ma come lo alimento poi in maniera sistematica. E comunque qual è il fattore limitante? Non è quanto deuterio c'è, ma quanto litio c'è. Cioè. E anche quello non è infinito, anche perché si usa per i telefonini, per questo, per quello. Anche quello poi dicono oggi, no, non bisogna dipendere dal gas russo. C'è un sacco di cose da cui non bisogna dipendere. Il litio mica ce l'ha, dove ce l'hai? Sì, ce n'è sparso, la crosta terrestre, ma concentrazioni minime. Se no, o lo vai a prendere in Cina, o lo vai a prendere in Bolivia, in pochi luoghi in sostanza. Quindi infinito non è. Poi dice è pulito, però comunque è pulito. Che cosa vuol dire pulito? Nella fusione, quello che abbiamo detto, deuterio più tritio, si forma l'elio che non fa male, eccetera. Però c'è anche un neutrone. E il neutrone che fine fa? È una particella che si propaga molto perché è neutro e viene assorbita da quello che c'è intorno, cioè dalle strutture del reattore. Quando un neutrone viene assorbito, rende radioattivo ciò che lo assorbe. Per cui alla fin fine io comunque mi ritrovo con una struttura, quella del reattore che non c'è ancora, che diventa radioattiva.
E quindi avevo delle scorte. Non è come, è vero, non è come i residui della sessione, sia chiaro, sono più vita media breve questi, comunque è un problema di radioattività e di scorie. Quindi è di nuovo un mito la fusione. Allora va bene che se uno faccia le ricerche, vada avanti, così scopri la cosa, ma che se uno si illuda di poter con quello andare avanti come sempre ha fatto, questo direi proprio di no. Questo per la fusione. Se vogliamo fare questa rassegna, abbiamo già detto, sono un po' meno di 500 reattori oggi nel mondo, ce n'è una cinquantina in costruzione, sparsi qua e là, no? Allora, vediamo il caso francese, no? Hanno 56 centrali, sono abbastanza vecchie, perché una delle caratteristiche è anche questa. Se noi pensiamo a un'automobile, uno dice, beh, invecchia l'automobile, quindi non posso... Però se io sono un appassionato di automobili, eccetera, io posso far funzionare un'auto a tempo indefinito, cambio i pezzi, no? Cambio il pezzo. Ecco, in una centrale nucleare non funziona così. Perché? Perché, dato l'intensissima radioattività, i flussi di particelle che ci sono, si liberano in questo modo, la struttura della reazione della centrale si indebolisce progressivamente. Allora, a un certo punto, per motivi di sicurezza, io non posso continuare a usare la centrale. Dipende da come la faccio, eccetera, però comunque il problema c'è, in ogni caso, si indebolisce strutturalmente. L'involucro si indebolisce, sia il vessel interno, che di solito è in acciaio, sia il contenitore in cemento che c'è fuori, non parliamo degli impianti, si indebolisce. Quindi io, al di là di un po' di decenni, inizialmente erano una quarantina d'anni, poi migliorava la tecnologia, eccetera, adesso sono stati tirati a 50, 60, comunque, boh, non è che vado avanti all'infinito. Quindi hanno una vita e va bene. Allora, se io mi sono impostato per fare tante centrali, modello francese, e le centrali a un certo punto invecchiano, teniamo conto che il nucleare è un po' come la cocaina da dipendenza, cioè io consumo il 70% di lì, quei prezzi lì, e dice, caspita, adesso come faccio se dovessi mai chiudere le centrali? Vado in crisi, no? E quindi ho bisogno di andare avanti, e se queste sono vecchie ho bisogno di farne le altre che le sostituiscano. E però tutti ce l'hanno. Allora io devo convincere l'Unione Europea che il nucleare in realtà è pulito ed è verde, tassonomia green dell'Unione Europea. Però i problemi ci sono comunque anche con questi reattori. Poi in Europa ne abbiamo, in Svizzera adesso dovrebbero anche loro uscire, usciranno un po' dopo la Germania che è qui adesso, ma il progetto è chiuderle. C'è qualcosa in Slovenia, ce n'è nella parte est, ce ne sono anche alcune, ce n'è in Inghilterra ce n'è una. Non è ancora finita, ma in costruzione adesso. In Francia c'è Flamanville, che l'hanno in teoria finita, ma non è chiaro. In Finlandia ce n'è sparsa, un po' in Cina, ovviamente, negli Stati Uniti, eccetera. Va bene. Allora, il ragionamento è, loro hanno un ciclo di vita. Quando finisce la sua vita utile una centrale, che si fa? La teoria c'è già. Si fa il prato verde, si chiama, no? Cioè io la smantello e ricostituisco. Sì, chi è capace a smantellare una centrale già utilizzata? È stato fatto. Perché non esiste un manuale di come si fa a smantellare una centrale. Non è un caso a sé. E smantellare cosa vuol dire? Uno pensa a un edificio, devo eliminarlo, mando le rispe, porto via le macerie, fatta. E no, per la centrale è radioattiva. È radioattivo tutto dentro, a parte tolgo ovviamente gli elementi esausti, esposto quindi le scorie, le metto a parte e devo sempre decidere cosa farne. Ma la parte interna è tutta radioattiva, tutto il vessel è tutto radioattivo, no? Io devo smantellarlo, se non voglio lasciarlo lì come un monumento per le generazioni future, che non bisogna che nessuno entri, sbagliato, poi colpi di Stato, guerre. Deve comunque garantire il turno di notte di sorveglianza del 2012, che ne so, vabbè. La devo smantellare, è roba radioattiva. L'ideale è lavorarci con delle macchine, perché se mando dentro qualcuno a lavorare, a parte che ha dei tempi limitati, poi bisogna non fare polvere, sembra facile, ma se io devo il cemento, faccio un sacco di polvere, la polvere è radioattiva, non è radioattivo, non deve andare in giro, quindi devo fare una grande bolla che tiene tutto all'interno e poi dovrò far precipitare con acqua o altro quello che è per aria e poi raccogliere questa roba e poi consolidarla in cemento, eccetera.
devo tagliare questa roba, la macchina sì, ma devo avere anche gli operai che entrano, poi devo tagliare l'acciaio che c'è dentro, e poi tutta questa roba fatta a pezzi, con tutte queste cautele, devo andare a metterla in deposito. Non so dove sia, quando ci sia, dove sarà. Sta roba qui quanto costa? Un mare di soldi. Allora la teoria dice, quando tu fai la centrale lo sai già che dovrai smantellarla, quindi nel fare il calcolo del kilowattora, il prezzo, tu devi anche accantonare i soldi per poi smantellarla. Questo vorrebbe dire che sai come fare a smantellarla, cosa che sicuramente non sai 40 anni prima, 50 anni prima, e poi metto da parte i soldi. Ma i soldi, a differenza di kilowattora, sono una roba strana, che non è uno le mette da parte, in realtà li fa entrare nel circuito finanziario. E quando ti servono, devi andare a pescarli, non è mica tanto chiaro che dice, ma erano i miei, è un po' come le pensioni. Uno dice, ma io ho già pagato la mia pensione, perché c'è sto casino qua? No, ci sono i giovani che devono lavorare per pagare la mia pensione. Ma però in teoria ho già pagato io questa storia. E c'è il fatto che il denaro è una strana cosa umana. Traduzione. La Francia ha il problema dei costi di smantellamento e di poter accedere al mercato finanziario. Areva, che è la società, o Areva, che è la società che gestiva il nucleare, è già fallita, è già stata assorbita da EDF, ed EDF è in perdita folle ed è a carico dello Stato. E quindi, tra l'altro, dettaglio che vale per chi ragiona in termini economici, oggi c'è delle classifiche sul costo del kilowattora, mentre fino a qualche anno fa il kilowattora nucleare quello costava di meno, adesso non è più vero. Tenendo conto della sicurezza, delle criteri, protocolli, controlli e così via, in questo momento le cosiddette rinnovabili producono kilowattora a costo più basso. Quindi a un certo punto, se io faccio un investitore proprio privato, ma perché devo investire in quella roba lì? Investo nei pannelli fotovoltaici e ci ricavo di più a tempo breve, poi bisogna stare attenti a questi grossi investimenti. Quindi anche lì il problema con il nucleare nel mondo è di questo genere qui. Del fatto che uno, economicamente la convenienza sta venendo meno, due, i problemi che rimangono sono difficili da gestire, costano un sacco di soldi, ma sono di soldi, vuol dire anche lì voglio fare nuovi centrali, allora vedo i preventivi di quelle le ultime fatte, si parla sempre su gigawatt e 6 di 3-4 miliardi a preventivo, quelle che hanno finito a Olkiluoto, la 3, credo, e anche a Flamanville, che è finita ma non è finita, però non è ancora in funzione, eccetera. Il costo a consuntivo è 4 volte tanto, 12 miliardi, 13 miliardi. Poi, quanto ci vuole a farla? Noi abbiamo l'emergenza climatica, quello che facciamo dovrebbe essere attivo subito, no? E subito, se parto domani con la centrale, ho trovato il sito, sono tutti d'accordo, ho fatto le valutazioni, eccetera. Quanto ci vuole a farlo? Anche lì i preventivi dicevano qualche anno, 4 anni. A consuntivo 17-18 anni, perché poi ci sono le aggiunte di prescrizioni, l'aumento dei costi dei materiali, tutto quello che volete. Quindi tempi lunghi e costi molto alti. Qui in Italia dobbiamo fare il nucleare, il governo non so cosa farà. Però se vuoi fare quella politica lì in centrale non è che ne fai niente, dovresti farne 30, 40, se vuoi davvero avere la base di consumo. E te voglio vedere come fai a finanziarla prima, perché metti 10-15 miliardi ciascuna e tutti questi miliardi dove li trovi come tali? Poi il territorio è densamente popolato, dove devi trovare il consenso adeguato? Anche chi è favorevole quando gli dici allora vende da te, ti dice no, no, da me no. E allora come fai? Quindi è veramente il massimo del ragionevole che sta avvenendo a riguardo. Questo è un po' il quadro a livello. Se non ricordo male, per Chernobyl, il decommissioning è stato fatto costruendo un sarcofago. Quindi è ancora lì, non è che c'è stato messo sopra un coperchio, due. Quindi, insomma, le tecniche effettivamente sono ancora tutte da venire per fare il decommissioning. Poi, per quanto riguarda effettivamente, io ho il Olkiluoto e Flamanville, diciamo di quelli non cominciato a sentir parlare che stavo ancora lavorando, no, ne abbiamo discusso nei panel tecnici per anni, tutte le volte si diceva
Non, è ancora un anno, ancora un anno, ancora un anno, cosa sono arrivati? 13-14 anni, no? E poi appunto, dopo Fukushima c'era stato anche, a parte l'allungamento dei tempi, era stata appunto la problematica dei costi, perché sono aumentati decisamente il numero dei controlli. Perché ricordiamoci che i giapponesi, che sono giapponesi, lì a Fukushima avevano falsificato 7-8 mila certificati, non è che di qualità. Quindi sono aumentati decisamente anche le richieste di controllo, e per cui mi hanno sentito anche i costi, Flamanville o il pilota, che tra l'altro sono fatte con la stessa tecnologia, perché sono fatte da Reva. Niente. Comunque, per quanto riguardava il confinamento magnetico, noi qua a Genova avevamo una bella esperienza, perché c'è Ansaldo Superconduttori, vabbè, adesso costruisce quasi tutto alla Spezia, non è più Ansaldo, diciamo è diventata privata, ma da molti anni. Comunque credo che stiano collaborando anche per vari, cioè anche l'LHC, tutti questi impianti della fisica sono stati fatti utilizzando dei magneti superconduttori, diciamo gli Ansaldo superconduttori, che non è più Ansaldo. Allora abbiamo detto, resta ancora qualcuna delle fake news che non abbiamo toccato, perché qui ce ne sono una dozzina, 12-13, no? Se non ricordo così a mente. A volte si sente nelle dichiarazioni pubbliche, c'è chi dice, ma in realtà ci sono stati gli incidenti nucleari, fanno tanta paura, eccetera, ma se guardiamo non è mica morta tanta gente. Io francamente sono un po' sconvolto su queste cose qua, cioè chi ti dice, ma sì, gli incidenti stradali ammazzano più gente in un anno di quanti sia successo per la radioattività dovuta a un incidente nucleare tutto intorno. Non vedo in che misura questo sia tranquillizzante rispetto al fatto di utilizzare il nucleare. Dico sì, noi abbiamo tante cause di morte accidentale, se aggiungiamo anche il radioattivo, tutto sommato fa più paura che in realtà. A Fukushima sono stati spostati da casa 140.000 famiglie per il periodo, diciamo, in cui più acuto, e poi non possono neanche tornare a casa. A Chernobyl la zona intorno continua a non essere accessibile, non lo sarà per tempi molto molto lunghi. Allora ci sono quelli che ti dicono sì, ma la radioattività tutto sommato non fa poi così male. Non mi sembra che sia un argomento a favore di niente, a parte il fatto che la radioattività, quando è molto intensa, vabbè, l'effetto è immediato, quando è più debole è un effetto diluito nel tempo, di tipo statistico, dipende da un insieme di altri fattori, insieme, congiunti, che fanno innescare un processo che poi non viene fermato dall'organismo, e quindi neoplasia e così via, oppure l'organismo, se è meglio organizzato, elimina le cellule malate e se la cava. Statisticamente uno vede a distanza di decenni che cosa è successo. L'idea di dover aspettare appunto Chernobyl, adesso è già passato un po' di tempo, ma e poi per fare davvero le analisi bisogna avere qualcuno tenesse sotto controllo la situazione in maniera organica e sistematica intorno al luogo per tutto quel tempo lì, cosa che non avviene. Ma sicuramente il problema è tale e quale, non è una giustificazione, però si sente anche dire questo. Tra le tante cose che si sentono dire, ma dopo tutto non è poi stato poi così vero, dopo tutto se salta una polveriera magari fa più danno che non una centrale, stupidaggine assoluta ovviamente, no? Come tale. Però si sentono anche delle cose di questo tipo, ecco. Poi altre cose, ovviamente la certezza che si capita di sentir dire, adesso vediamo cosa vi può venire in mente tra le tante. Sì, c'è questa della radioattività che è degli incidenti, ma essenzialmente direi queste cose qui, tendono a sminuire il tutto, come se la vita fosse un gioco d'azzardo
in cui comunque c'è una posta che vale giocare comunque, non toccare l'economia. Se poi muore qualcuno, vabbè, cosa volete che sia, no? Poi qualcuno non è affatto qualcuno, ma è non solo ora gli incidenti, ma è compromettere generazioni future. Quindi questa cosa qua, anche in termini razionali, non ha nessuna, non sta in piedi da nessun punto di vista. Ecco. Io vorrei sapere se Fukushima, quella lì, hanno detto che scaricavano in mare. Uno. L'altro rimane lì come Chernobyl? In certa misura sì, è un po' diverso il meccanismo. La centrale non è esplosa come è successo al caso di Chernobyl, però ha avuto questo grandi elevazioni di potenza. Il problema a Fukushima è stato che è mancato il circuito di raffreddamento che dovrebbe entrare in funzione quando la centrale si spegne, perché loro hanno spento la centrale, come uno prevede, però è anche qui cosa che non è molto intuitiva, la gente non sa. Uno dice la centrale, però spegniamola, e spegniamola, tu hai l'interruttore, clic, l'ho spenta. Non funziona così. La centrale, io metto dentro le barre di assorbimento che fermano la fissione, quindi l'ho spenta nel senso che non avviene più la fissione. Però dentro è maledettamente radioattiva e produce un sacco di calore. E allora io ho bisogno di portare via quel calore, se no la temperatura va su e arriva al punto di far fondere il contenitore delle barre, di fare delle bolle di vapore. A Chernobyl evapora l'acqua e fa una gran bolla di pressione, fa saltare il tetto e così via. Quindi io, anche se spengo la centrale per tranquillità, devo portare via il calore, quindi devo continuare la refrigerazione. Normalmente la refrigerazione, il circuito ordinario della centrale, serve per portare via il calore, per far funzionare la produzione e così via, ed è alimentato dalla stessa centrale. Se la centrale è spenta, chi fa alimentare il circuito di refrigerazione? Ci vogliono degli impianti di emergenza che entrano in funzione quando si spegne la centrale. Nel caso di Fukushima l'ondata ha travolto anche, ha negato, diciamo così, i generatori che dovevano far funzionare gli impianti di refrigerazione. Quindi è venuta meno la refrigerazione. Loro l'hanno più o meno contenuta arrivando a far venire con i camion, con il cherosene letteralmente, per alimentare delle pompe che facessero circolare ancora il liquido refrigerante per evitare di arrivare a eccessi di temperatura. La temperatura si è alzata molta. Comunque, nel fare tutto questo giro, tutta questa roba qua, c'è l'acqua dell'ondata che è arrivata, loro stessi che hanno portato liquidi e così via, radioattività ne è andata in giro in quantità. La cosa più, che cosa fai? La cosa più banale è che la lasci andare, a parte in parte ci va da sé, la lasci andare nell'oceano, contando che l'oceano diluisce. Però l'hanno fatto consapevolmente per mantenere la situazione sotto controllo. Tra l'altro sugli oceani ci sono altre cose da dire riguardo alle centrali. Allora, in Svizzera adesso smetteranno, però ovviamente le centrali, come anche in Italia, mentre funzionano e quando hanno funzionato, producono le scorie. Allora anche gli svizzeri devono decidere dove mettere le scorie. Gli svizzeri è una piccola nazione densamente popolata, e dove li metto queste scorie? Verso le Alpi, dove ci sono strutture granitiche. Avevano una prima ipotesi sul versante italiano, tra l'altro, sempre in Svizzera, non solo italiano. Ma comunque hanno difficoltà. Poi hanno un sistema a democrazia cantonale che gli complica la vita, perché devi andare, c'è poi l'assemblea del cantone che deve dirti sono d'accordo o non sono d'accordo. Ma le scorie ci sono. Allora, le scorie ci sono presso le centrali. Per un po' di tempo all'inizio, cosa succedeva? Cosa hanno fatto? Ma non era neanche che ci fosse un segreto. Le montiamo quando le tiriamo via una centrale, perché devo cambiare le barre, quelle nuove, le metto su di un treno, faccio un trasporto speciale con tutti i controlli, eccetera, prendo i permessi dagli altri paesi che devo attraversare, verso la Francia e vado sull'Atlantico. Sull'Atlantico ho fatto un contratto con delle navi. Le navi caricano questa roba, stando attenti perché è radioattivissima, arrivano in mezzo all'Atlantico e la buttano in fondo al mare. Quindi una parte delle scorie svizzere sono già finite lì. Poi hanno smesso perché quando diventa troppo evidente sta roba,
allora si sollevano un po' anche altri paesi, sollevano il problema, però è successo. Così come succede invece, noi avevamo ci sono i sommergibili nucleari, hanno dei piccoli reattori a bordo questi, no? Beh, quanti ne sono affondati lì, non intenzionalmente, sono in fondo al mare. Allora il mare prima o poi se la mangia i contenitori e poi quello che c'è dentro uscirà e andrà in giro. Certo, il mare è molto grande, diluisce, però intanto uno si trova stronzo radioattivo piuttosto che cesio, piuttosto anche plutonio, che non ci sarebbero in natura, e sparsi in giro, la fauna ittica prima, poi noi mangiamo i pesci, eccetera, eccetera. Quindi anche questa è una cosa che uno deve considerare. Noi, entro un anno, dovremmo sapere dove cavolo mettere le scuole italiane, auguri. Cioè, studi scientifici sono stati fatti sui luoghi più idonei, eccetera. Quindi ipotesi ce ne sono, però riuscire davvero ad avere il consenso per farlo. E intanto le scorie stanno sulla superficie della Terra, vicino alle centrali che le hanno prodotte. C'è anche da dire che la società che si dovrebbe occupare di queste cose, la Sogin, nel frattempo ha speso un sacco di soldi, perché c'era anche io conoscevo dei dirigenti che guadagnavano delle cifre spropositate all'interno di Sogin, un incarico politico, perché poi alla fine visto quello che è. E invece purtroppo su quello che era il discorso degli effetti negativi, diciamo, mia moglie è morta di cancro, ma non per quello. Aveva una coppia di amici giovanissimi con un bambino di 2 anni che hanno avuto la triste idea di andarsi a fare un giro in moto proprio nei giorni in cui sono andati in Svezia. Sono morti di leucemia nel giro di tutti e due nel giro di un anno. Proprio erano là sotto, quindi continuare a non si dovrebbero impegnare a mettere a posto in sicurezza quella centrale, che ogni tanto sento dire che, e poi c'è quella là che è ancora lì, che non si sa di chi sia ancora, chi l'ha occupata. Ecco, anche quella lì, voglio dire, quella in Europa? Sì. Ah, l'Europa, la più grossa d'Europa, in Ucraina. Cioè, voglio dire, io comincio a pensare che ci siano degli spiriti del male, satanici, che aleggiano, guardate, comincia ad avere qualche paranoia. Ho visto un lancio dell'ANSA qualche giorno fa a proposito delle 3 centrali tedesche che vengono spente. E è una cosa che sta succedendo, perché altre prima di quelle, che cosa stanno facendo i tedeschi? Mi corregga se mi sbaglio, stanno utilizzando più carbone per le centrali a combustione, no? Tornano al passato. E anche per compensare la mancanza di produzione di queste ultime 3 dovranno prendere di più energia utilizzando altri elementi, fra cui il carbone. Anche Greta Thunberg, che è tutto un movimento così, ha detto, beh, tra le due cose è meglio il nucleare del carbone, perché si sapeva. Qual è la sua opinione al riguardo? Cioè, scadiamo dalla padella alla brace se spegniamo il nucleare e usiamo il carbone, o è meglio comunque usare il carbone e comunque spegnere il nucleare? Io darei una risposta, sarebbe opportuno comunque consumare meno e comunque studiare, fare cose perché si consumi meno, anche le stesse fabbriche o che so io, magari potrebbe essere questo. No, io volevo
andare un po' più sul vicino. Ho visto che in quel deposito al nord spendono 818 milioni per fare quel deposito di cui ha parlato all'inizio, sì. Per farne uno che durerà 100 anni, e più o meno, ecco, quindi è una cosa piccolina, diciamo, in base a quello che ho letto. Vorrei sapere, in Italia, primo, siccome siamo tutti sul discorso del terremoto, perché l'Italia è una nazione dove sismica, quindi è un problema. Non sappiamo ancora dove si potranno mettere, ci sarà l'effetto NIMBY da tutte le parti, perché non c'è un posto dove non ci sarà l'effetto NIMBY. Logico, se me lo mettessero qui in Liguria sarei la prima a dire di no, ecco, quindi penso che quindi il problema appunto di soluzione, uno, e secondo, per trovare questo posto, che siamo senza soldi per farlo, dove troviamo anche i soldi? Ma per quanto riguarda la questione della Germania, eccetera, eccetera, ho visto anch'io queste varie polemiche e così via. Ma attenzione, che era già previsto che questo venisse fatto, non è una decisione dell'ultimo momento. Allora, la versione alla maniera della Greta Thunberg era di dire: a parità di condizioni non facciamo nuove centrali, quelle che ci sono le portiamo finché funzionano e poi basta. E può avere un qualche senso, tanto scorie ne abbiamo già prodotte, ne produciamo ancora un po' e poi comunque la vita finisce, perché la centrale non può andare avanti all'infinito. Queste qui che stanno chiudendo adesso credo che fossero già vicino a quelle condizioni. L'altra osservazione è che la Germania comunque sta facendo contemporaneamente una forte politica di distribuzione e diffusione delle rinnovabili, più di quanto facciamo noi. Una cosa che colpisce, sono stato l'anno scorso nella Baviera meridionale e così via, guardandosi intorno voi avete molti più impianti fotovoltaici sui tetti che in Italia. Ma caspita, qui c'è meno sole, queste sono politiche che stanno facendo come paese. Allora, la risposta è il nucleare, visto che adesso lo chiudono, non devono partire con nuove centrali. Il fatto del carbone, attenzione che loro hanno già riacceso alcuni impianti a carbone che prima erano stati spenti, con la storia del costo del gas, cioè per sostituire il gas troppo caro, non tanto per sostituire il nucleare come tale. Non penso che adesso la chiusura di queste centrali sposti di molto i numeri. Loro continuano a usare una miscela a carbone e così via, e dovrebbero smettere di usare il carbone. Devono potenziare, lo stanno facendo, il passaggio alle rinnovabili. Poi è verissimo quello che sullo sfondo c'è sempre questa storia: quanta energia vuoi? Perché se tu mi dici quanta ne vuoi, ci mettiamo a ragionare come facciamo a recuperarla. Ma se tu non mi dici quanto, ma mi dici solo di più, allora ti rispondo che non sto al gioco, perché di più non si può. Allora, se la risposta, la domanda è di più, niente da fare. Se la risposta è tot, quello che è adesso, allora i numeri dicono che con le rinnovabili ce la fai. Loro le rinnovabili vuol dire il sole anche, perché lo usano, e il vento, perché nella zona nord, verso il Baltico, hanno una grande quantità di produzione eolica e devono puntare ulteriormente su quello. È strumentale la polemica montata da qualcuno qui sulla storia del nucleare, perché l'ha montata in Italia per dire noi, perché loro comunque stanno parlando di centrali che c'erano da chiudere un po' prima o un po' dopo. Qui parlano di fare centrali che non ci sono, nuove, scusa, non funziona. Le centrali non sono da fare, non abbiamo noi un problema simile per cui attenzione che se rinunciamo a quello poi ci manca e siamo costretti a usare il carbone. Non abbiamo quel problema lì. Noi adesso usiamo un po' di energia francese che viene dal nucleare, questo è vero, una parte minore devo dire. Esatto. E tra l'altro, l'altro problema sul nucleare, attenzione che adesso manca l'acqua. Ci sono delle centrali nucleari francesi che sono state spente,
non ancora perché a fine vita, ma perché non sei in grado di refrigerarle, ci vuole un mare di acqua. Quindi sono collocate over presso grandi fiumi, anche Caorso aveva quell'idea lì. Ma Caorso vorrei vederla adesso col fiume, col Po nelle condizioni in cui è appunto. Oppure sulle rive del mare. Quindi quando c'è poca acqua, anche se poi io devo spegnere le centrali perché non posso garantirne la sicurezza, quindi anche quello è un altro degli elementi di costo che fa sì che il nucleare finisce per costare di più di quello che sono le altre soluzioni. Queste cose vanno anche messe comunque in conto. Tra l'altro il nucleare è una cosa che viene detto, sì è vero il nucleare non può bastare, però facciamo un mix, no? Il nucleare fa, come dire, la costante di fondo, perché il sole è aleatorio, c'è di giorno, di notte non c'è. Invece il nucleare, il fatto che il nucleare sia costante e permanente diventa la storia della droga e della dipendenza. Tu lo devi usare perché, ma puoi spegnere una centrale, però è un'operazione complicata e maledettamente costosa, non la puoi regolare, non è che regolo come a casa un po' più un po' meno, no, la faccio funzionare, deve funzionare regolarmente. E sì, ma se io non chiedo energia cosa ne faccio? Allora devono venderla, riuscire a venderla ad altri, oppure stimolare ulteriori consumi di energia elettrica, perché altrimenti il sistema collassa. È un altro problema che c'è col nucleare francese nella fattispecie. Una delle cose, ecco, tra i luoghi comuni che vengono diffusi è di dire sì, vabbè, sì, no, però tanto con le rinnovabili non sei in grado di far fronte al nostro fabbisogno, a parte che bisogna dire qual è il fabbisogno, no? E anche questa è una fesseria dal punto di vista quantitativo. In termini quantitativi, l'energia solare che arriva sulla Terra, sull'Italia, parliamo dell'Italia, è svariata centinaia di volte quello che è il nostro consumo annuale nazionale. Sì, però c'è di giorno e non di notte, quindi c'è il problema dell'accumulo. Certo, ma attenzione che il sole, c'è il sole diretto, ma anche l'idroelettrico, anche in parte le biomasse se sono in logica circolare, hai altre forme e poi anche gli accumuli effettivamente che devi potenziare con le batterie. E le batterie allora ti dicono, ma allora prima lo dicevano con i pannelli, adesso si è un po' ridotta. C'è il problema che poi lo smaltimento, come fai? Lì hai le scorie, qui hai anche... Allora, i pannelli fotovoltaici, primo hanno un elevato, in passato di meno, ma per motivi economici, grado di riciclabilità. Cioè, il rendimento è sceso, e ritengo che non è più conveniente, lo devo dismettere. Non è che devo cercare una discarica per metterselo, comunque sarebbe inerte. No, io lo posso rimettere nel circuito per fare altri pannelli. E silicio, ti dicono, ma poi si dipende dalla Cina perché ci vogliono i idrocarburi. Anche quella è una stupidaggine, perché attualmente il fotovoltaico sono lastre di silicio. Quella sabbia ce l'hanno tutti, no? Quindi non è un problema. Però la parte attiva, no, è il doppio strato, è... ci sono dei droganti, si chiamano, no? Boro da una parte o altri, insomma, degli elementi chimici che devono essere messi lì. Ma le quantità di quegli elementi sono parti per milione, è uno stratterello sottilissimo nell'aggiunzione. Quindi quando il pannello ha perso l'efficienza e devo sostituirlo, io riciclo. Ma quella roba lì, posso provare a recuperarlo, non è facile, ma anche se non recupero quello, sono quantità minime e non è affatto vero che ci sono solo i cinesi, non inquinano, sono solo i cinesi, perché i cinesi vanno alla storia per il litio. Lì non c'è il problema del litio, in quel caso lì sono altre cose, no? Allora, il problema è fasullo. Allora, vabbè, d'accordo, i pannelli non parliamone più perché abbiamo capito, non funziona. Le batterie, poi c'è il problema anche sulle batterie, aumentando la domanda, si è abbassato il prezzo e aumenta nel modo di farlo la riciclabilità, anche in questo caso, lì c'è di mezzo anche il litio, non solo, perché ci sono le batterie al cadmio, che vabbè, però bisogna trattarlo in maniera, bisogna stare attenti, e altre soluzioni. Ma anche lì, nel momento che la strada è imboccata è quella, ci sono soluzioni efficienti. Faccio un esempio che attualmente non si utilizza se non in casi rarissimi. Ci sono i cosiddetti super cap, supercondensatori,
in cui il processo di accumulo non è chimico, come nel caso delle batterie, per cui quelli se progressivamente si esauriscono, non si può più usare la batteria, no? Devo rivitalizzarla, devo rifarla, devo riciclarla, oppure devo dismetterla, va bene. Invece lì il principio di un supercap è quello di un condensatore, uno lo vede nei disegnini, sono due piastre una sull'altra, no? E se io metto una differenza di potenziale, allora si spostano le cariche l'una all'altra, questa si carica positivamente, l'altra negativamente. Io stacco, questo rimane carico. Il giorno che io rimetto un filo che li collega, le cariche tornano a posto, passano nel circuito e alimentano qualcosa. Va bene? È un processo fisico, non chimico, quindi non è che si esaurisce qualcosa in questo processo qua. Però il problema qual è? Che i condensatori sono nei circuiti, sono degli affarini grandi così, hanno delle capacità di accumulare che sono piccolissime, quindi figurati, va giusto bene in un circuito elettronico dove hai correnti micro, a microampere o cose del genere. No, però adesso ci sono delle tecnologie per produrre materiali microporosi in cui la superficie di riferimento è quella dei pori. Allora, una scatola grande così equivale ad alcune centinaia di metri quadri. E se io faccio una roba del genere, una scatola grande così, o un condensatore nominalmente, che è svariate centinaia di metri quadri, con distanze tra l'altro l'una all'altra piccolissime, io riesco ad accumulare un sacco di energia lì dentro. Questi ci sono già, costano carissimi, quindi, però costano carissimi perché sono stati sviluppati per applicazioni nello spazio. Sono cose molto piccole. Però se uno vuole andare in quella direzione e la produzione diventa sistematica, i prezzi di produzione crollano, sono tecniche stabilite e consolidate, non sono cose strampalate, no? Questi non avrebbero il problema, prima o poi tutto quanto, lì si rovinano i pori, qualcosa del genere, però in teoria potrebbero fare infiniti cicli carica scarica a differenza delle altre. Quindi soluzioni di accumulo, se uno decide che la strada è quella, ci sono, le trova, l'energia di eccedenza di giorno, l'accumulo e la uso di notte. Benissimo, però bisogna volerlo fare e investire per far quello. Sto pensando che può darsi che parecchia gente forse sarà connessa, forse. E siccome la conversazione orale, verbale è stata interessante, ma per quelli che, se si potesse, avendo ancora il tempo, non c'è più tempo, quanto tempo c'è? Quanto ne ha? Ancora niente? Ha chiuso? Non c'è. Ah, adesso praticamente allora non l'abbiamo mandata in... E quanto rimane ancora di tempo? E allora, sto dicendo che... Sto dicendo se possiamo far vedere un po' di slide. Oh, benissimo. C'è ancora un'oretta, pensate un po'. Quindi, non per voi egocentrici qui presenti, ma per chi è in connessione, mi pare che potremmo essere gentili e fargli vedere due o tre slide, che se poi se le vogliono scaricare, se le trovano, fatte, mentre verba. Se la mia proposta viene accettata, io farei passare due o tre. Ecco. Un piccolo contributo, perché la cosa sulle batterie mi ha interessato molto. Io lavoro nel campo della trazione elettrica da sempre e i supercap li usiamo nel filobus, in questo caso di Milano. Luigi Sessarego. Sulle batterie c'è una cosa molto interessante, secondo me, proprio parlando delle smart grid, quindi dei sistemi di accumulo della distribuzione elettrica, che le batterie attuali, che si spera poi che possano diventare grafene, micropoli, quindi la tecnologia andrà avanti più verso i capacitori che non chimica magari, Però in generale la batteria per la trazione elettrica, che adesso è tanto in moda, ha bisogno di alte potenze, quindi di capacità di erogare istantaneamente correnti molto alte. Mentre le batterie che vengono usate nei sistemi di accumulo, diciamo, dei backup, hanno
capacità molto elevate ma correnti molto basse. Quindi c'è tutta una serie di studi e di prove sperimentali che dove vengono utilizzate le batterie di seconda generazione, diciamo in seconda vita di batterie che escono dal circuito della trazione elettrica e comunque dei sistemi di potenza per finire in sistemi di backup delle linee elettriche. Secondo me questa è una cosa molto molto interessante ed sarebbe anche molto interessante per le navi. Diciamo le navi adesso Grimaldi per esempio comincia ad avere delle navi, delle flotte con le navi ibride, l'attracco in porto diciamo diventa a emissioni zero perché non ha più generatori ma le batterie, e sono tutte applicazioni dove queste batterie qua sono diciamo potrebbero essere utilizzate. Manca uno standard in questo, perché non è che uno prende la batteria, quella che monto io non va bene per l'altra, quindi sarebbe molto interessante riuscire a trovare la pila standard per la trazione che poi può diventare la punta. L'unica cosa che io sono totalmente insipiente di tutto quello di cui avete parlato, per cui ho cercato di capire il più possibile. Ho insegnato per 42 anni alla scuola dell'obbligo. E la cosa che mi è venuta di più in mente, non so se c'entra, non mi sgridi se non sono sul pezzo, è il problema etico forte che c'è dietro a tutto quello di cui lei ha parlato. E io per fortuna sono in pensione, perché nell'ultimo periodo della mia carriera lavorativa, del mio periodo lavorativo, ho trovato difficile parlare con i ragazzi con coerenza rispetto a quello che i programmi, tra virgolette, mi dicevano di dire e quello che dovevo dire in realtà per coscienza. E questo è quello. Purtroppo non sono dentro alle questioni tecniche, ma ho cercato di... Patrizia De Francesca, ho cercato di capire il più possibile e sono molto felice di vederla, sarò molto felice di vederla poi a Chiavari insieme a noi. Posso stringere la mano? Grazie. Ma è interessante questa cosa sugli accumuli, effettivamente questo vuol dire che comunque è un settore in movimento, quindi spazio in qualche modo ce n'è, quindi va bene. Perché sono molto indicati anche per la stabilità, perché poi la rete tenderà a perdere stabilità, visto che non avremo più gruppi rotanti, quindi meno hertz. Per cui sta soprattutto mi sembra in Germania, qualche università sta studiando questi supercapacitori proprio per dare anche stabilità alla rete, perché non sarà tutto sommato tanto semplice mantenere una rete stabile. Noi non sentiamo, e c'è una mano alzata tra le persone collegate. Cioè, gli impianti di pompaggio in Italia sono nati, diciamo quelli piccoli, quelli grandi sono nati proprio perché volevano utilizzare l'energia nucleare nel periodo notturno. Adesso, tutto sommato, se ci sarà acqua, bisognerà utilizzare all'inverso, no? Perché a un certo punto di notte dovranno dare l'energia che non viene dal solare. Grazie. Grazie. Beh, termoelettriche, ad esempio, i turbogas, li... Vabbè, cioè, il turbogas l'hanno... Alcuni l'hanno chiusi perché non dava, diciamo, la redditività sotto le 3.000 ore di funzionamento anno non c'era. Ecco, per cui... Vabbè.
sono argomenti interessanti, non aggiungerei nulla. È una mano alzata. Beh, questo ripercorrono un po' le cose che si dicevano prima, eh? Nel senso, si parla della quarta generazione, dicevo, un elenco di tipi di reattori che sono tutti inclusi nella categoria della cosiddetta quarta generazione, sono prototipi oppure sono solo progetti, ci sono anche reattori veloci, però ci sono problemi di controllo, vabbè, sono comunque a funzione, andiamo pure avanti. Il problema della filiera dell'uranio comunque, che comunque uno parla di dipendenza, ma noi è che noi abbiamo l'uranio, quindi comunque dipende da chi ha le miniere. Poi la filiera parte dalle miniere, questa è una, ce l'ho aperto in Africa, tra l'altro vedete le condizioni, e poi però devo passare all'arricchimento perché la percentuale di uranio 235 naturale non è sufficiente per le centrali che ci sono o che si costruirebbero, e questo vuol dire andare in certi impianti che solo alcuni hanno, e poi da lì, e dipendere da quelli, da lì trasportarli verso dove ci saranno le centrali, andiamo pure avanti. Questa è la generazione della fissione, va bene, questo l'avevamo già detto, e le scorie già prodotte sono lì, sono appunto la filosofia è, vabbè, adesso noi abbiamo vantaggio, poi chi viene dopo si arrangerà. Io ho citato Lorenzo il Magnifico, l'oggi l'ho aggiunto io, chi vuole essere lieto oggi sì, di domani non c'è certezza, però vabbè, la sicurezza, qui andrei anche avanti, qui sono i vari casi, andiamo pure avanti, ancora avanti, poi oltretutto sono i tempi, no? Poi appunto inceneratore incenerato, quello ne faccio, andiamo avanti ancora, vi ho citato due casi di incidentati, e quindi in piccoli impianti, quel che avevo detto prima, no? Tutti questi spostamenti, devo immaginare una rete di trasporti di materiali radioattivi, nel caso delle scorie altamente radioattivi, tra luoghi diversi, quindi con i rischi del trasporto e gli incidenti, andiamo pure avanti con un click, vediamo cosa compare ancora, ecco, qualunque rete di trasporto, no? più traffico c'è, più succedono guai, e figuriamoci trasportando materiali radioattivi. Procediamo, l'interesse militare, questo l'abbiamo citato, c'è una quantità di applicazioni militari, ricordiamoci l'arricchimento dell'uranio per le centrali. Arricchisco, rimane anche un pezzo di uranio naturale che è impoverito. L'uranio impoverito, se ne è parlato ancora in questi giorni, usato per fare dei proiettili, perché ha una densità più alta del piombo e quindi è adatto a sfondare. Solo che sfondando aumenta la temperatura, questa roba fa vapori che vanno in giro. E l'uranio in questione è debolmente radioattivo, ma è radioattivo. Se lo respiro, se è all'esterno, lo fermo con un foglio di carta, la radioattività, la particella alza. Però se me lo respiro, ecco... appunto la leucemia o vate la pesca, e questo è già successo per i militari sui fronti di guerra, anche inclusi i nostri militari, quella è una cosa. Poi dall'altra parte uno fa le bombe sporche, fa le bombe cosiddette tattiche, continuano a riempire gli arsenali. Questo è il meccanismo della fusione che abbiamo illustrato prima, no? Si producono sia l'elio, il neutrone, l'energia, andiamo avanti, i due tipi, no? Il jet con la ciambella e l'altro è quello a confinamento inerziale, però tutti e due lontani. Qui l'illimitato, vediamo il deuterio, facciamo un click, noi lo troviamo nell'acqua, però il tritio, se facciamo un altro click, abbiamo bisogno del litio per produrlo con un processo nucleare, e comunque click, il litio diventa il fattore limitante, ecco. E poi i neutroni prodotti dalla fusione rendono radioattivo quello che c'è intorno. In ogni caso sono macchine a scarsa efficienza, perché poi sono macchine termiche i reattori, e diciamo, se io ottengo 30 in energia elettrica, 70 lo butto via, c'è il problema del calore da smaltire, che richiede un sacco di acqua, ma quello era per la sicurezza, ma anche soltanto perché ho un'eccedenza di calore che non posso utilizzare. Il vero problema, andiamo avanti, è questo, cioè è un'economia che è insostenibile. E c'è il dottor Jekyll e Mr. Hyde, il dottor Jekyll studia e dice queste cose, Mr. Hyde invece dice caspita, non siamo mica matti, c'è l'affare da fare, facciamo l'affare,
Allora ci si preferisce andare alla magia per cercare di risolvere i propri problemi e così via. Poi i vari miti, l'economia circolare e sostenibile. Circolare e sostenibile non è compatibile con la crescita. Un cerchio, se ci metto la crescita, tutto diventa una spirale. E la spirale vuol dire che ogni giro devo prendere più roba di quella che avevo preso al giro prima. Il mito è quello della crescita, procediamo pure, è proprio materiale e non è sostenibile, andiamo avanti. Anche qui nulla si crea, non si distrugge, tutto si trasforma. E poi il secondo principio, colpa dei fisici, procediamo. Ecco, il meccanismo, anche questo è un fatto di nuovo fisico. Il mito è una crescita esponenziale a tasso costante, quindi la curva nera, il prodotto deve aumentare, che poi è materiale. Allora ci sono dei costi, anche i costi crescono se cresce il prodotto, d'accordo. Dettaglio, i costi materiali crescono più in fretta della produzione, di un sistema di produzione. Esempio banale, automobile, devo andare da qualche parte, velocità media, ci metto un certo tempo, voglio arrivare prima, devo aumentare la velocità. Aumentare la velocità, devo aumentare l'energia cinetica del veicolo con me a bordo. Dettaglio, l'energia cinetica dipende dal quadrato della velocità. Se voglio una velocità doppia, devo metterci dentro 4 volte l'energia, cioè i costi materiali crescono più in fretta. Quindi la curva dei costi materiali all'inizio è più bassa e poi va su. Torniamo poi indietro di una, voglio far vedere la curva, l'altra. No, va bene così, ma c'era una seconda figura nella stessa. Eccolo, quella lì. Ecco, la differenza tra le altre due è fatta in quel modo. L'economia va bene, non è che poi si scende progressivamente, poi si precipita. Questo lo diceva già Seneca, se fa un altro clic credo che sia la citazione. No, non c'è la citazione, fa lo stesso. Comunque quello è il meccanismo, che poi è espresso da questo detto, no? Mio padre cavalcava un cammello, io guido un'auto, mio figlio più una relazione, suo figlio cavalcherà un cammello. Quindi esattamente quella curva. Poi ci sono le disuguaglianze, anche lì tutti dicono è una brutta cosa, ma le disuguaglianze assurde che noi abbiamo, 2000 persone che hanno 65% della ricchezza mondiale, non sai che sia, sì, è un effetto collaterale sgradito, adesso lo curiamo, è strutturale, andiamo pure avanti, ecco, perché si gioca a Monopoli. Se io gioco a Monopoli, il campo di Israele, c'è poco da fare, lì partiamo più o meno tutti uguali, alla fine uno ha tutto e gli altri niente. Se non mi piace, non devo giocare a Monopoli. Il bilancio energetico planetario, 4.500 volte il fabbisogno della umanità dal Sole, noi basterebbe il 2% del territorio nazionale per produrre tutto quei pannelli, tutto quello che ci serve. L'8% circa è coperto già da cemento, asfalto e così via, non c'è neanche bisogno di intaccare le superfici come invece oggi tendono a fare. Sono tutti marxisti, secondo me, che decidono di Gruscio, ma naturalmente. Perché dovrei preoccuparmi dei posteri? Cosa hanno mai fatto i posteri per me, tanto più che non votano? E boh, questa è la conclusione.
Io posso solo ringraziare i nostri discussa, presentatore e diciamo interlocutore, perché è importante lasciare questa memoria. Io ho voluto che ci fosse anche che fosse passata anche le varie slide. Noi dobbiamo essere, diciamo, non posso dire memoria, e anche questo noi lo avremo, lo potremo mettere a disposizione, metteremo i soliti link e tutto fa. Diciamo che al di là della partecipazione, che è sempre difficile mettere insieme qui di persona, perché sappiamo che tutti hanno impegni di tutti i possibili immaginabili, anche la zona, la sede non è di tanta giorni, ma il beneficio, il diciamo l'utile fondamentale è che si passi questo attraverso i nostri social, e questo noi continueremo a farlo. Per cui abbiamo dimostrato che sia la fissione obsoleta e che deve andarsene via, e naturalmente ci lascerà un triste, un drammatico testimone, le scorie che nessuno sa dove ficcarsi. Quella della fissione mi sembra una fissazione, che è una fissione proprio. E l'ultima domanda che ci facciamo, ce la portiamo magari anche a casa, è perché il business che non c'è più continua a fare. È un po' come lo strascico, no? La coazione a ripetere, scusate se intanto qualche termine della mia cultura professionale, questa coazione a ripetere, che bisogna che questo filone continui ad andare avanti. Ci sono alcuni qui a Genova, a Lansaldo, che hanno questa fantasia. Ma io non capisco, perché lo stipendio ricorrerà lo stesso, non è che quelli dell'Ansaldo apriranno quello del solare, che abbiamo stabilito anche economicamente, diciamo, vincente. Ora, per chi ci si ascolta, noi siamo già come ecoistituto sparati sulla questione delle comunità energetiche. Io insisto a dire che questa era al di là degli attuali, governi, che evidentemente non capiscono granché, vanno avanti, ripeto, per coazione a ripetere o perché qualche lobby stupida li fa marciare. Le comunità energetiche sono una vera rivoluzione. Se noi riusciamo a far diventare, tanto per cominciare qua a Genova con tutte le nostre belle chair, credo che noi avremo fatto la nostra parte, e questo deve essere diffuso in tutta Italia. Se non lo vuole, non vuole andarci sparato il governo attuale, dobbiamo fare in modo che si mobiliti tutta la possibile, come posso dire, opposizione, comitati, associazioni, movimenti. Dobbiamo fare diventare questa una, diciamo, mobilitazione che anche dal punto di vista, che mi piace sempre a me ricordare, la Costituzione, all'articolo 9 e all'articolo 41, noi siamo diventati ecologici e dobbiamo perseguire questa cosa anche sotto il profilo della visione della Costituzione italiana. Per cui
ringrazio i presenti e ringrazio se ci sono e speriamo che ce ne siano ancora qualcuno in connessione e naturalmente continueremo. La prossima tappa chissà che non sia a Chiavari con il professor Tartaglia che hanno già detonato. Ormai è un diciamo globetrotter, tanta salute e ringraziamenti da parte nostra. Energy Trop. Grazie a tutti.